Legge la volta. Che cazzo mi è arrivato? Che palle! Che palle! E te le ma avevo. Gioca. Speriamo che funzioni tutto. Rimandami lì. Niente, allora, chi è che mi ha scritto? Che scasso, ciao ragazzi, aspettate, ora vi passo tutto quello che volete. Aspetta. Rimandami il lip. Ma cazzo stai? Tieni. Rimandami il lip. La prima volta vedo che il server è perfettamente funzionante, nonostante il server mi abbia detto che ci sono 10.000 errori. Che poi sono tutti errori non senza un senso logico. E manca questa mod per questa cosa. Ma che cazzo non abbiamo messo quelle mod? Ehi.
Ah, comunque gli arabi, essendo che sono in viaggio nel loro paese, mi hanno detto che ci hanno mandato un bellissimo regalo. Vuoi vedere? Vieni a vedere. Mi è arrivato il messaggero da Shervan che ci hanno mandato un regalo per capire effettivamente una cosa. Guarda cosa mi hanno inviato. Sarei il primo a vederlo insieme a me. Non so manco io cosa mi hanno inviato in realtà. Andiamo. Spero di no. Aspetta, aspetta. Ok, no, niente di esplosivo. Niente di esplosivo. A voi la cassa, prendete la regalo. A un mese, beh. Non so quante casse ho. Signor Toti. Allora, vediamo cosa mi hanno dato. Termometro, stufa, acqua secchio di lava, sensore stagioni, la pelle di camaleonte, pelo di capra. Ma calendario. Siamo inizio autunno, 3 giorni su 8. Bro. Ma questa è tecnologia magica. È magia, che cos'è? Bro, sei però pronto per un'altra cosa? Cosa? Eri cavezzo di merda! Anzi. Dov'è il tuo albero di Natale? Non c'è. Dov'è il tuo albero di Natale? Non c'è. Non Dov'è il tuo albero di Natale? c'è. Apri la Dov'è il tuo albero? porta. Apri la porta. Dov'è il tuo albero di Natale? Non c'è. Un attimo che devo. Ok. Bro, il terreno lo paghiamo. E tu lo rompi. Faccio Non ho detto nulla. pagare a te. Ah, intanto andiamo un attimo a comune. Mettiamo questa cosa nuova che abbiamo trovato. Andiamo, andiamo. Dobbiamo trovare un posto magnifico per metterlo. Dove lo mettiamo? Ma chi è questo? Ma dove è uscito questo? Forse penso sia meglio metterlo qui, tipo. Siamo in autunno, ok, perfetto. Abbiamo queste cose nuove che ci ha portato il sommo imperatore il sultano dell'impero Shervan. Salve ragazzi, salve. Anzi, fate attenzione, abbiamo scoperto che siamo in autunno. Siamo in Sono le foglie autunno. ora. Hai visto? No! Dai, fermo. Sì. Sperimentare. Non toccare niente. Posso sperimentare un po' qualcosa su di te? Adesso. Se vuoi morire, sì. Bene, Allora, dipende. posso sperimentare quanto danno fa questa cosa? Allora, a proposito di casa, ricordatevi che oggi abbiamo tanto da fare anche nel comune. Vabbè, tu non c'entri un cazzo, però. Allora, mettiamo 1, 2, Se gli sai pure, però. 3, 4, 5. Ok, vabbè, comunque lo mettiamo qui, poi facciamo qualcosa di carino e organizzato. Per ora. C'era un altro, dov'è che lo mettiamo l'altro? Forse sarebbe meglio, sai dove? È il porto principale. Sì, secondo me ci sta, dai. Vabbè, è un po' troppo scoperto, però lì, eh.
Vabbè, intanto l'abbiamo qua. Importante è questo. Poi questi qua vediamo. Perché devo dare questi oggetti alle persone che si occupano di questi oggetti. Tipo, le pelli sono per il macellaio. La stufa per Quello salve! là che verrà portato. Ah, eccolo qua. Hai visto? Ha chiamato il cavallo? Grazie, ciao. No, 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 no. Aglio, come si fischia? Ah, Sapessi. Ma tra poi non poco è il tuo adesso. cavallo, non puoi fischiare. Mia. E Oh. basta! Chi l'ha preso? Chi l'ha preso? È un Chi ha cavallo molto preso? fedele. Allora, Perché poi non aspetta, si vede aspetta. tutti e Ma che tre. uccidere? Allora, vieni qua, signor Felipe. Chi ho preso? Che hai preso? Qualcuno ha la mia spada. Uno, Ah, ce Felipe. l'ho io, tieni. Due. Non te la do più, anzi. Tieni. Felipe, ma che cazzo? Guarda, ma è bene questa parola, Dio. Ah, signor Panzer. Panasdrubale. Sì. Guarda cosa ci hanno portato. Ci hanno fatto scoprire nuovi animali. Esistono e servono per fare le pelli per lo stilista. Per fare indumenti che riscalano. Fesse ma Stefe. Allora, Ma come funziona? praticamente. Sono le pelli che Suonava puoi vendere allo cinema. stilista per fare i vestiti. Servono solo per fare i vestiti queste qua. Solo i Ok? vestiti, ok. Sì, servono per fare il fur capo. Fur, vedi che serve per proteggerci dal freddo? E uno invece serve per il caldo, vedi? Hai Devo capito? pagare. Ma che devi pagare? Oh, bonus, guarda, perfetto. Ah, signor Craneo Borracio, c'è un'altra cosa A anche per me. lei. Sentimi, Ok. allora. Qua sotto c'è un animale che ci servono delle pelli per fare dei vestiti. Yoglin. Quindi i cinghiali adesso fanno cose nuove. Possiamo mangiare anche la carne. Abbiamo trovato dei documenti che ci confermano che possiamo mangiarli. Ed è una cosa che abbiamo solo noi. È una carne che vendiamo solo nel nostro mondo. Va bene, perfetto. Vabbè, giusto per dirti. Io mi farò fare un libro se mi serve questo caso mi scrivo per Ok. facciamo così Va bene. devo pagare Che devi pagare? Ah, i tasse, mi hai ragione anche. Oggi non c'è quell'altro poi. Oggi mancano tutti e due tesorieri, che bello. Boh, è diventato. Signore, ok. Quindi è entrato a far parte facendo la stagista da tesoriere. È l'uomo elfico. Ma perché sto aprendo qua? Quanti cazzo che devi pagare le tasse delle tue attività, giusto? Penso immagino anche della signorina. La signorina c'è? Ok, sono. Signorina sono 50. 100. Cosa? Vai, mi dai i soldi. Lo sto aspettando. Ti ringrazio tantissimo, è stato molto gentile, grazie a lei facciamo sempre soldi. Aspetta. In caso volessi. Cosa? Ah, devo pagare lo stipendio a Mennati, giusto? Nadia, vieni qua a prendere i soldi che li porti tu. Allora, tu sei il signor Skull e Cibi avete pagato tutto. Perfetto. Mi fa In caso io piacere. volessi un terzo lavoro, quanto dovrei pagare in tutto? Eh? In caso io volessi Allora, prendere aspetta, fammi prendere il terza. documento sacro, aspetta. Mi prendo un attimo il documento sacro. Il documento sacro mi dice testuali parole. Il documento sacro mi dice che lei per... Lei è signor Craneo Borracio. Signor Craneo Borracio. Rucaz San Cameron stai. Ok, trovato. Allora, lei è cittadino, deve prima di tutto diventare borghese e quindi le costa 250 la cosa più 200 la licenza, 450. Va bene? Va bene. Vale, che devo fare? Dobbiamo arrivare ai 1000 entro Capodanno. Ciao signorina! Buongiorno, Ma c'è a buongiorno, pagare le tasse? Donna. Venghi, venghi, vai, paghi, paghi. Sì. Sono Chewbacca.
Comunque domani dalle 16 all'una, si ricorda, signorina? Sì, l'ho già detto, l'ho già detto. No, perché io ho visto, quando mi hai scritto, ma il server non mi funziona. Io ero lì, ho detto. Ho guardato il giorno, ho detto, non è che oggi è sabato, manco io me ne sono accorto. Poi ho visto che No, era. no, sono io che ho... Ma io mi ero fatta proprio tutto il calcolo. È il 22, è il 22. Cioè, già avevo iniziato dall'inizio a pensare che fosse il 22. Era per quello che ero convinta. Ah, vabbè, ma tranquilla, tranquilla. Tranquilla, non si preoccupi. Bene, signorina, allora le auguro intanto. Dov'è il suo albero? Dov'è il suo albero? Io non l'ho ancora fatto il mio albero. Dove sono i suoi regali? Fa Purtroppo non ce li ho. schifo il Natale. Fa schifo! È vero, capisco. Soprattutto quando non hai regali. Il Natale fa schifo anche senza regali. Fa schifo sempre. E se vedo un albero di Natale in giro lo brucerò. No. Questo è un albero di Natale, guarda. Vedi che ha le palline rosa. Ha le foglie e le palline rosa, è un albero di Natale, Ma è un ciliegio. no? No, no, è un albero di Natale. No, è un ciliegio. A parte che non è un ciliegio, è un'azalea, però va Vabbè, bene. siamo lì, ha sempre i fiori rosa. E Ma sono no, no, belle. non siamo lì, sono due alberi diversi, scusa. Bene, signorina, io intanto le auguro un buon lavoro. Si ricordi che domani ci sarà la paga per i suoi servizi da umile signora che ci fa le strade. Perfetto. Costruttrice numero 1. Allora, un attimo, devo pagare, prendere soldi miei addinati. Allora, nati, fammi fare i conti. 15 più 15 30, più 25 55, più 5 sono 60. E di nati rimangono 10 monete. Ok. Poi ci sono io che ho la falegnameria e quell'altro 50 più la casa 60 e quindi devo prendere 30. Ok, pagato le mie tasse, finisco e vi rispondo in chat che ho visto avete scritto un po' di persone. Stipendi pagate, tasse anche pagate. Samighi 12, dona verde. Guarda, sta iniziando a fare freddo. Allora, vabbè, ridammi, Fra, mi dai l'indirizzo. Questo c'è un aggiornamento di Morningfix. Martina, dimmi. Un paio di domande. Questo teschietto che abbiamo sopra la barra sono le morti? No, se è a 0 vuol dire che è in uno stato di salute ottimo per le temperature. Se inizia a vedere che si fa rosso e aumenta, se arriva a 100 inizia a perdere la vita. E stessa cosa se è freddo. Ok. Attualmente esiste un termometro. L'impero di Shervan, gli arabi, sai, no, oggi non ci sono in questi giorni, sono partiti nel loro paese proprio per fare stipulare accordi commerciali con loro. Ci hanno portato il calendario. Ora sappiamo che giorno è e siamo Sì. in Perfetto. autunno. E in più il termometro serve per controllare le temperature. Perfetto. Questo E istante. quell'altra stellina? E intanto ciao Kakashi. Quest'altra stellina di fianco all'inventario? A destra. Lì, quel quadratino, come lo vuoi chiamare. Quello là del termometro, praticamente. Quello là, quel Ah, il pallino a destra. Sì, è il termometro? termometro. Se è il termometro ti dice le temperature. Senza termometro ti dice semplicemente che temperatura stiamo sentendo. Attualmente vuol dire che fa un po' freddino della norma, ma non vuol dire che ci danneggia. Cioè io vedo sto quadratino solo verde, non vedo Allora, se lei nient'altro. sta qua Cioè dentro, solo azzurro. se siamo qua dentro ci sono 18 gradi, quindi è fattibile camminare. Se iniziamo a uscire fuori, le temperature si abbassano. Ah, ok, vedo che adesso ha tipo delle robe ghiacciate, una roba del Bravissima, però genere. vedi che non aumenta vita, vuol dire che le temperature sono ancora sopportabili. Per in caso, se vuole riscaldarsi, mi hanno detto gli arabi, vabbè, anche perché l'abbiamo provato sulla nostra pelle, basta avvicinarsi anche a una stufetta, tipo il campfire, anche Una vicino alla torcia. lava. Le torce non so se riscaldano, sono ignorante. Ma dove ho No, no. messo un campfire? Mi sa che ce l'ho, eh. In In casa. caso poi lei è una costruttrice. Signorina, che fa? Vabbè. Questo è lo strumento che lei può costruire. Chi fa interior designer può costruire le caldaie? Ah, è la stufa che di cui mi aveva Sì, parlato. è la stufa. Me Bella. la può rompere gentilmente, no, piccola. Grazie mille. Questo sarà per il municipio. Metteremo un punto caldo. Però. Infatti, effettivamente, signorina, le consiglio anche di fare delle prenotazioni esterne, magari, se qualcuno ha bisogno di una stufa da installare in casa, Ma secondo perché. me,
Sì, scrivo sempre qua, magari nella pagina dopo. Vabbè, comunque devi fare gli Ah, interni. allora, vediamo. Interni casa dolce, metti la Interni. stufa anche, ecco. Ok. Interni, ristorante Calogero. Ok. Vabbè, ma le stufe in realtà no, non è difficile installarle, nemmeno costruirle. Ti spiego come funziona. La stufa per Mi costruirla, dica. sì, serve semplicemente un lingotto di ferro, pietra e la fornace. Stato ferito, ma non è Ah, va morto. bene, È ok. facilissimo costruirla e si installa subito, quindi Semplice. effettivamente lo puoi fare subito. Non so quanto vuoi farlo costare. Si faccia il calcolo di quanto costano i materiali e ci fai sapere l'installazione effettivamente quanto costa. Ok, va bene. Perché effettivamente nei luoghi pubblici vorremmo già installare queste strutture, nel senso queste stufe, Allora, almeno. la cobblestone ve la metto gratis perché qua ne sta arrivando praticamente. Ah, ok, vabbè. Cioè, Vabbè, venga a vedere, magari una secondo. stufa da installare. No, in realtà un po' me ne sta andando via per fare appunto qua le strade. Ah, io Però comunque, a le parte dico, secondo me un questo. prezzo buono per una stufa su 20 monete ci può stare. 20 monete ci può stare. Sì, con l'installazione, comunque installazione, costruzione. Fai conto che le costa per costruire 5 monete, più l'installazione, la manodopera, è anche giusta. Va bene? Va bene. In caso, appena un po' di tempo, domani magari, non oggi, la lascio lavorare normalmente, per domani iniziamo un po' a installare le stufe. Va Va bene, bene, per i luoghi pubblici. va bene. Allora, Buona giornata. dimmi. Allora, c'è un aggiornamento, finalmente posso leggere. C'è un nuovo aggiornamento, mi ho muovuto un attimo nel gioco. C'è un aggiornamento di Modern Fix. Vabbè Martina, ma gli aggiornamenti li facciamo sempre dopo una settimana. Gli aggiornamenti rimettiamo il pacchetto, in caso, se ci sono tanti aggiornamenti. Non mi fa... Allora, non mi fa entrare, leggo prima questo. Come mai non ti senta? Che errore ti dà? Fammi vedere, aspetta, controllo. Minecraft non ti fa entrare perché dice che hai 2003 di ping, Martina. Riavvia il modem. Hai troppo ping. Allora, buonasera caro Oran. Ci tengo a chiederti scusa in merito a quello che è successo ieri. Bro, sinceramente, quando hai detto che sei siciliano, ho detto vabbè, fa niente. Ho tolto di mezzo da tutto. C'ho la ragazza siciliana, quindi so fatto come sono i siciliani e fa niente, è successo. Comunque, Nati, niente, a posto. Soltanto ancora si è entrato. Allora. Ok, Martina, prova a riavviare modem perché fai tanto ping. Dice che hai 2000 di ping. Che cazzo sto facendo? Ah, no, queste sono le chiavi del comune, possiamo usarle. Chiavi di casa, ok. Stufa da installare, questo lo possiamo posare. Questi oggetti teniamo. Questi da posare. La stufa, vabbè, mo vediamo dove installarla. In realtà, sti secchi poi li devo lasciare andare. Temperature non sono bassissime, quindi è sopportabile. Guarda che sono dispiaciuto sul serio. Sono sincero, io non mi dispiaccio perché sono una persona che se ne sbatte i coglioni. A me ha dato solo fastidio il trattarmi come se fossi un mongoloide e come se stessi chissà cosa dicendo, in modo irrispettoso. Del resto, fai finta che non è mai successo niente, non è che mi interessa. Porca puttana, sono 40 gradi qua. Qua ti brucia il buco del culo. Però ti riscaldi. C'è da dire questo. È vero, dalle api ti puoi scaldare. Campfire scalda tantissimo. Attualmente dovremmo fare un punto di riscaldamento. Volevo parlare un attimo con Sdrubale. Nadi, ma che stai facendo? Pure. Ma non erano due piatti? Non erano solo due piatti? Vabbè, vabbè. Vabbè, fai bene, così domani non fai un cazzo. No, dico nel senso domani non fai niente di... Ma io ero andata in casa a vedere se avevo la stufa, è vero. Detto questo, l'autunno c'è.
Devo fare qualche investimento. Teoricamente no, abbiamo tutto pronto teoricamente per il comune. La zecca è ben utile, non c'è Gilberto, la zecca possiamo lasciarla chiusa, non mi metto a fare soldi. Per quanto riguarda le costruzioni sono in corso, quindi è a posto. Signor Ben, Ah, certo. sei pronta? È pronta, sentami. Sei pronto per parlare un attimo di polizia, un attimo? Sì, sono pronta. Allora, ci sono lamentele dei cittadini nella parte del corpo della polizia e dobbiamo parlare un po' chiaramente di questa cosa. Allora, li ammazzo tutti direttamente, faccio Ah, intanto vedere. deve far pagare la multa al signora Sdrubale di 100 monete, purtroppo è stato multato. Vado In subito, vado subito. caso contesta, allora rimandiamo a domani per fare il processo, se vuole fare il processo. Se non vuole fare il processo, dai soldi, amen. Poi riguardiamo un po'. Vabbè, facciamoci uno sconto, dai 90, dai. 100. Anzi, le multe si pagano e basta, che io sconto, che Hai stai a fatto comprare la anche il terra furo 9. del cavallo, vai. E ma che c'entra? Poverino, Poi è un cazzo, mi prendi qua. Vale, ma per andare nel nere cosa mi serve? Tipo una borraccia. Ti dico subito l'oggetto, scogna, perché sincero non so come si chiama. L'oggetto che ti serve è questo, lampada Soulspring. Questa serve. Daniel non c'è, quindi fatela da solo se riesci. Non so se ha una durata, non so se è dura, si ricarica, non so come funziona. Però non è difficilissimo da fare. Più che altro è cercare quella palla, che è complesso. Solo questo, sincero. Che stavo dicendo? Ah, di andare al comune. Ok, ci sono. Oh, è partita una laggata della Madonna. Allora. Stavo pensando, ma non riesco effettivamente. Comunque sì, ma guarda, ma ti laghi tantissimo. C'hai un ping bassissimo. Adesso ho controllato. Ma perché non chiudi la live? Ma ti lascia stare Twitch, toglilo. Può essere pure quello che ti fa laggare. Prova a togliere. Se devi laggare per stare in live, lascia stare. Bene, andiamo a parlare un attimo in privato. Il signor Zubole qui non vuole collaborare. Da Cioè? solo non sta, chi mi ha dato? Deve darti tutti i soldi. Da solo non sta. Arrestano. Finché non ti dai i soldi, rimane in prigione. Non è così difficile. Se tu vuoi il poliziotto, no, dai. Tanto dammi sto stack. Vado a posare. Fate il favore anche. Venga, dolce, tenga. Ah, me l'hai dato tu. Ce l'avevi allora, cazzo di ce fa che non ce l'ho. Sono 84, fra, mancano 16. Vabbè, ci sto facendo io il favore, dai, per ora. Che stai facendo tutto il favore? A te, tu sei un poliziotto. Ah, ma cagna poliziotto, che? Hanno fatto il favore del cavolo, dai. E che c'entra? Quello è il lavoro, è il suo lavoro. Pagare le multe è anche il tuo lavoro, Ma però. lei capita, ma io non gli pago niente, ne capito? Non gli pago niente. Mi spiace, ci ho fatto già il favore, quindi. Tutto bene. No, c'è, mi interessa lo stipendio, comunque. Ti do proprio un cazzo. Vieni. Oh, tu paghi. Mi hai fatto posecchiava. Fessi signort. Però ho troppi soldi, dove ci faccio. In che senso troppi soldi?
Li devo buttare. Mi sono stati beneficenti per questi soldi. 60, tu prendi 70, devi pagarmi la casa, ti è a posto. 60, puliti puliti. Ti segno che hai pagato anche le tasse, da bravo cittadino, come sempre. Allora, appena entra Nati iniziamo a fare il primo incontro. Quindi. Ok, vabbè, ora siamo pochi, giustamente, quindi. Sì, a questo punto approfittiamo di fare un attimo l'incontro. Ma tu non hai capito? I gemelli arabi non stanno venendo perché uno gli si è rotto lo schermo, un altro ha la febbre a 40 da poco e Daniel al concerto a suonare. Madonna mia, che è sta pioggia forte. Che cazzo? Gli Gli sta. arabi, Non madonna. esiste nessuna per un poliziotto. Infatti, è una delusione questo poliziotto qui. Il poliziotto più buono del mondo. Allora, io metterei la stufa, la prima stufa la metterei nella sala degli incontri, ragazze. Mettiamo qui, vede? Hai già la skin, Eh? vero? Hai già la skin, vero? Forse siamo caldi. Bella. Finalmente, dai. Questo vento che fa. Aspetta, devo prendere anche se l'attiviamo quando fa. No, anzi, lascia lì, non l'attivo. Allora, vieni. Niente, poi faremo questo incontro appena ci siamo un po' gli altri. Siamo poveri tanto. Ma Detto. la signora Sanico non c'è? Arriva, sta arrivando. Per questo stiamo aspettando lei per fare l'incontro. Grazie. Ah, Luke non c'è oggi, speriamo che c'è, dai, così Cioè, finisce questa passione. Asdrubale, cioè, siamo quattro in realtà. Asdrubale. No, Luke dicevo, Luke. Luke, non ci sono oggi. Domani ci sono tutti i giorni, ma oggi non ci sono. Capito? Sì, vabbè, sti cazzo, dai, fa niente. Diciamo che c'è domani almeno. Domani c'è, cioè. Ci sono domani. È oggi che non ci sono. Ah, no, ma questa Cosa? roba tipo. Vabbè, niente, E dici? niente, niente. No, niente, niente, che facciamo prima, perché non ho sentito bene prima, capito? No, sul fatto della stufa, queste cose così, Chi la costruisce? No, chi l'ha. Cioè, come ha trovato sta tecnologia, tipo. Ah, l'ha portata l'impero di Sherman. Ti ricordi che abbiamo fatto una chiacchierata e ci hanno spiegato. Hanno detto. Infatti loro Ah, mancano. ok. Gli arabi mancano perché sono partiti per il viaggio per farci fare questo accordo commerciale. Noi gli diamo delle cose che loro non hanno. Ad esempio, loro non hanno la roba del Nether. Stiamo scambiando commercialmente. Noi gli diamo la roba del Nether e loro ci danno Ah, le ecco. tecnologie. Sì. Ah, beh, diciamo che è uno scambio equo, dai, alla Sì, fine. perché da loro il Nether non esiste, quindi. Però non ho la cosa. Casato. Cosa? Il LP. Mo te lo passo, aspetta. Boh, vabbè, niente, questo era. Oh, adesso è proprio pazzo. Aspetta, mi chiede la password? No, chiede più la bossa. No. Non c'è più? Madonna, già che è Ok, mi successo? sembra più fluido il gioco, mi sbaglio. Perché siamo Non pochi, siamo riuscite a questo. No, giocare? è più fluido con la mod Modern Fix. Sembra, si vede che c'è la Modern Fix. No, amo, Sì, c'è a qualcosa che. No, mi voi. È chiede molto la più fluido. password. Allora, dobbiamo mandare la spaccaghiacci a prendere il ghiaccio, sai? Pensavo di spaccare coglioni, se ce l'ha. Ma andiamo dalla signorina. La signorina non mi sentirà. Da solo da già, mannaggia. Ah, aspetta, ma io ci panze. C'è anche il tavolo da cucina in realtà. Ok, inizia a dire l'orario.
c'è manco l'OP. Ma che cazzo ho visto? Vale, ma così non si vede la skin. Mica la devo far vedere. Perché no? Aspetta, Guarda la no. mia. Mi piace? Guarda dietro. Devo vedere? La mia skin. Mi piace? Ah, ma sei vestito da Natale? C'è fiocchetto dietro, azzo. Ormai sentendo una ragazza una signora. Il re dei cri. Ma come funziona la roba nuova? Non ho capito. Qual è roba nuova? Del tempo, del clima. Che fa freddo e caldo. E da dove lo E che ci prendi? sono i giorni? Serve il termometro per vederlo bene. Oi, funziona. Oi, funziona. Vedo tutto nero. Mattina, ti giuro, non ho mai visto quella cosa che ti è successa. È la prima volta, ti giuro su Dio. Cioè, talmente che là che è successo qualcosa che non ho mai visto in tutta la mia. Vale, puoi chiedere a Nate se ha quella cosa anche dopo? Che vuol dire quelle cose? E che cazzo è? A lui così ha scritto. È comunque la prima volta che vedo una cosa del genere. Scioccato. La palla. Ah, quella pa la palla di mare lì. La palla. Come si chiama? No, non l'ho La mai. palla di mare. Non l'ho mai. Il pesce palla? No, non l'ho Cuore mai. del mare. Penso quello dice. Non l'avevi tu, scogna, scusami. Vedi che non mi mette neanche la sandstone. Ma ti giuro su Dio, stai laggando un casino, secondo me. Stai laggando così tanto. Sì, vale, non ricordo. Ah, ok, no, ma io mi ricordo che tu avevi detto ce l'avevi per questo. Non penso che Nati ce l'abbia. Non credo che Nati sia mai andato in quei posti No. particolari, ecco. Che ore sono? Ah, tra 3 minuti. Comunque stiamo usando pochi, non so se è perché siamo pochi, ma solitamente quando saltava il server ne usava 5, adesso ne usa 2-5, porca troia. Che abisso di differenza. Sì.
Comunque niente, allora intanto vamo a fare la riunione. No, io sono. Ero perplesso per la cosa di Martina. Insomma, mi ha preoccupato un po', sinceramente. Mi ha fatto un po' puzzare il naso e boh. Stavo controllando delle cose nel servo. Ciao ragazzi, ciao. Oggi siamo pochi e forse questa è la cosa migliore per noi. Allora ragazzi, ci sono state tante proposte in questo periodo e non le abbiamo messe in Metti al atto. centro che ti sento piano. Come mi senti bene? Sì. Vabbè, così va bene. Meglio. Ma se pensa, se ti metti qua vicino a noi. Che c'è un cavallo qua dentro? È poco. Perché sei messo qua ad oggi? Se non mi sentite male, così invece mi sentite tutti. Che stavo Non dicendo? ti Ci sono delle toccare. cose importanti da parlare, ecco. Allora, abbiamo deciso, io e gli altri, un po' alcuni in generale, abbiamo fatto una chiacchierata e che sia arrivato il momento di riscrivere le varie leggi che abbiamo già emesso, scrivere in modo più chiaro e vedere se alcune meritano di essere magari migliorate addirittura. Intanto la prima cosa che dobbiamo fare è una riforma del governo. È che effettivamente a volte abbiamo lasciato il governo vuoto senza che nessuno proponeva né altro. Quindi questa riforma proporrà l'obbligo di fare almeno una riunione a sessione. Siete qualcuno contrario? No. Sì, Dai, sono ci sta usando. Per forza ragazzi, perché sennò. E qui permettiamo al mondo di far, cioè, lasciamo il posto vuoto senza nuove leggi, dobbiamo rifarle assolutamente. È giusto che sia così. È giusto, ragazzi, giustissimo e sacrosanto. Sacrosanto come. Aspettate un attimo. Stavo facendo un attimo una cosa. Allora, stavo dicendo, è sacrosanto da parte nostra fare questa cosa. Quindi obblighiamo comunque a fare una riunione a sessione. Se non la facciamo, nessuno prende lo stipendio, perché vuol dire che non abbiamo lavorato. Allora, poi per le leggi, invece le facciamo stesso domani, che è meglio sulla questione legge, è meglio farle tutte domani. Ci sono delle leggi importanti che sono state proposte. Io ho proposto come legge accordo commerciale, ovvero. Questo accordo deve essere rispettato sia dall'azienda che dallo Stato. L'accordo commerciale prevede un accordo tra azienda e Stato dove si commissiona un lavoro o prodotto a tempo e entrambe le parti hanno il dovere di rispettare tale accordo. In caso di accordo non rispettato da una delle due parti, prevede una sanzione di 200 monete di rame. Cosa si intende questo? Adesso, essendo che noi siamo lo Stato, non possiamo fare classico shopping da quattro soldi. Noi faremo proprio le commissioni di un certo livello, nel senso da oggi noi faremo grande produzione. Esempio, se sappiamo che dobbiamo affrontare una guerra, dobbiamo commissionare per esempio al cacciatore, firmiamo tipo una specie di contratto, dove si comunica che per quattro sessioni sia noi che loro, noi diamo i soldi e loro ci devono dare le armi appunto per la guerra. Quindi praticamente i cittadini devono avere tempo da dedicare alla città. Quindi questo vale per i contadini, vale per i costruttori. Ovviamente i costruttori è un po' diverso, nel senso sulle strade non è un problema che ci vuole un po' più tempo perché sono strade e se devono fare bene. Ma ad esempio un palazzo come per il comune, per la casa popolare, un palazzo 5 piani, vuol dire comunque usare due o tre costruttori e questi costruttori devono comunque dare la possibilità e disponibilità solo per quella struttura e comunque insieme lavorare, essendo che è una struttura costosa e che comunque richiede tempo e per evitare comunque disagio, diciamo, di acquisto dell'edificio. Se il comune dice ti do due stack a testa a sessione per il lavoro che state facendo e quelli fanno lento proprio per farci pagare di più, questo è un problema, ok? Questo prevede la legge. Praticamente la tutela sia tra per l'azienda sia per lo Stato.
Un'altra legge proposta, già la sappiamo, che riguarda il prodotto delle fabbriche, che deve essere più basso del solito, così è, ancora non è stata passata, ma passerà. Poi c'è tutela luogo pubblico. Questa qui è stata scelta per alcune ingiustizie successe in queste città e per la scarsa lavoro della polizia, che comunque per un periodo è mancato personale. Ci sarà la tutela luogo pubblico. L'uso di armi da fuoco, corpo a corpo o archi è severamente vietato sia nei luoghi pubblici che nei confronti di altre persone. Le sanzioni prevedono revoca porto d'armi, sequestro delle armi, sanzione di 100 monete e arresto per 2 giorni. Ovviamente di Minecraft, si intende. Sono d'accordissimo, sono così. Anche io pienamente d'accordo. Veramente qua qui non si faranno più stronzi. Non ti vedo, signorina. Sì, appunto. Un'altra legge proposta un po' in generale, che secondo me dovrebbe esserci perché effettivamente non c'è una regolamentazione per chi lavora per altre persone. Ad esempio, non vedo un cazzo, aspetta. Un attimo solo. Stavo dicendo, la tutela del lavoro. Allora, il datore di lavoro deve prendersi la responsabilità di chi assume, di spiegare come funziona il lavoro, di leggersi le leggi che riguardano tale lavoro e visionare a fine giornata il lavoro, fine giornata di lavoro se ci sono errori o illeciti. In questo caso, cosa va a dire? Che il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare la persona che lavora, se in caso la persona che sbaglia, il datore di lavoro gli dice: guarda, è sbagliato, non si fa così, e rimedia all'errore. Se in caso l'errore non è stato osservato e quindi la persona che lavora per un altro sbaglia e commette un illecito, la responsabilità comunque va sul datore di lavoro, perché l'ULP fine lavoro si deve controllare che le cose siano a posto. Va bene? Questa è un'altra proposta. Stiamo un po' rivedendo le leggi, stiamo vedendo un po' di scriverle meglio possibile e questo andremo a cambiare. Ogni sessione da domani, in questo caso, da domani, ci saranno cose nuove. Cosa sono queste cose nuove? Le cose nuove sono ogni sessione, cioè incontro che avremo con tutte le persone che lavorano per il comune, ci sarà una proposta di legge da passare e 5 leggi da rivedere, quindi richiede un po' di impegno da parte di tutti, 10-15 minuti a incontro. Quante ne faremo? Effettivamente domani abbiamo 8 ore, domani cerchiamo di farne almeno 2 durante queste ore, perché l'obbligo è una, quindi almeno in 8 ore cerchiamo di farne 2. Detto questo, ragazzi, penso che la sessione sia finita, sia chiara. C'è altro da aggiungere? C'è altre leggi che dovete proporre? C'è qualche dubbio? Perché parliamone adesso. C'è qualcosa, ad esempio, pensate ai vostri un attimo ruoli. Tu sei il ministro infrastrutture, secondo te c'è qualcosa che non va? Ben, tu sei la polizia, c'è qualcosa che non va? Barone, c'è qualcosa che non va nel tuo Se c'è quartiere? qualcosa che non va nella polizia, oddio. No, però diciamo che siamo molto a corto di Sì, personale. infatti ne abbiamo parlato di questo. Abbiamo deciso infatti di mettere corpo polizia e il corpo di marinai di collaborare in cerca di illeciti in città. Quindi vuol dire che adesso i marinai vi aiuteranno in città anche, essendo che comunque per quanto riguarda i trasporti tra Blackwater e Osiris sono comunque ridotti in generale, sono passaggi veloci, basta un marinaio e gli altri lavorano per la sicurezza della città. Essendo che ormai i pirati, sconfitti i pirati quelli più cattivi e sono rimasti comunque piccoli pirati deboli, essendo che abbiamo problemi più grandi che il regno del nord, che siamo in guerra, i marinai hanno creato un po' di esperienza anche terrestre in questo caso. Quindi Sì, io ma direi di usare queste forze anche per la sicurezza della città. Le Blackwater? Io sono d'accordo, dai. Che quote. non è deserta da mesi? Blackwater ritornerà, se non domani o oggi, penso più il 29 ritorneranno. Perché le mie tartarughe soffrono lì, lo sai? Lo so, quando ritornano, ritornano. Il gioco l'hanno. A me hanno detto che lo comprano. Quindi, cazzo ne so. Se hanno detto che lo comprano, anche Buffa addirittura ha detto che lo vuole comprare. Io qualche giorno fa. Boh, Pregamo a Dio. niente. Questo Vabbè. era per la riunione. Quindi, non c'è altro da aggiungere? Tutto a posto per ora?
lo prendo come tutto a subito a posto, dai. posto. Ok. Sì, dai. Boh, dai, allora. Ma io a quel punto devo fare un... Ah. Ma che cazzo, per essere autunno 27 gradi fa caldo, eh? Ah, vabbè, ma siamo early autunno, giusto? Ci sta, ci sta. Allora, vediamo un attimo perché volevo controllare effettivamente. Vai, vai. Ce Non n'è posso fare tanto. né Cosa? più. Vedo tutto enorme. C'è anche la barra di sotto dei cuori della fame, che è tutto enorme. Non so che Premi cos'è. esco. Grafica. Devi mettere dimensione GUI 2, te l'ho detto 10 volte. Siamo a 11. Non lo trovo. Opzioni. Grafica. Grandezza GUI. Scusatemi, ma... Grazie. Boh, penso di sì, Scogna, fai conto che non siamo in guerra, quindi le frecce non le compro io. Cioè, non le compriamo adesso, siamo fermi. A parte non so manco se ce l'abbiamo nella zaina. Ehi, a voglia ce l'abbiamo. Ce la faccio a mettere cose bene. Com'era che si faceva prendere i soldi? Poi domani essendo, sì, vabbè, domani alla fine è conveniente perché se è tutto e sempre tutto il giorno si possono fare molte più cose. Boh, la sessione è comunque data. Ah, ma è vero, io non ho... mi sono dimenticato i miei negozi, è che sto andando di qua. Voglio vedere le strutture nuove che abbiamo costruito in generale, ma penso che sono ferme, finite qui queste qui, penso di sì. Allora, comunque stavo dicendo, io devo aggiustare l'armatura, porca troia, Daniel, Dio santo. Pensa un attimo, cazzo devo fare? Ah, mo l'ho detto, no, vado a dare i miei negozi. Proprio ora l'ho detto. Ah, ti hai mai visto la pescheria sott'acqua, quella là, la trappola, 6 soldi fatti? Vale, mi scrivi l'IPD7 in chat. Ah, sì, giusto. Ok, depresso. Oh, tieni. Vabbè, che cazzo ti sto mandando? Cibi cibi ciaba ciaba ciubu ciubu ciubu. Un attimo solo, bro, te lo passo subito. Lo so, ora potrei metterlo anche nei post salvati, effettivamente, il server, tanto. Comunque se entra una persona a casa. Te l'ho mandato. Te l'ho mandato. Mamma, non cattura un cazzo, è inutile sta. Fammi vedere. Mi ha catturato 6 di alga, 9 bastoni e 3 Vabbè, corde. ma sei stato sfortunato. Che vuol dire sfortunato? No, Martina è morta congelata. Ma come è morta congelata? Ah, mi sono bagnato. Prego, prego, bro. Cibi, cibi, ciaba, ciaba, ciubu, ciubu, ciumi. No, ti prego. Ok. Devo togliermi l'armatura, se sempre più bella. Grazie. No, non
Vai, giù, ti aspettiamo. Ah, Panzer se n'è andato, un pagliaccio. Che palle, un clown. Che deve andare al lavoro domani. Deve fare una cosa e poi deve andare al lavoro, poverina. Effettivamente chi entra oggi non paga manco le tasse a lui. Ci ha guadagnato. Comunque, ma sai che adesso i marinai lavorano insieme alle forze militari per fare le Sì. multe? Ehi, che bello. Come 2 secondi e muori. Forse è troppo congelato. Comunque, visto, ora siamo autunno. È il quinto giorno dell'inizio di autunno. Non lo so, è per me la prima volta che c'è più scaldato, fatto. Lo so, dico, nel senso, adesso c'è il calendario. Siamo in autunno, guarda. Per capire dove che siamo, sta qui, guarda. Se tocchi ovviamente. Aspetta, esperimento. Ah, Vai. ok. Chi non ha il calendario può capire dalla stagione Per convincersi tutto. dal freddo devo mettere l'armatura. Non serve un cazzo. In realtà non fa freddo, quindi siamo a posto. Cioè, al massimo scendono 15 gradi, ma niente di che. Se hai bisogno di calore, basta un campfire, basta qualsiasi cosa che mette calore. Come lo faccio? Cosa? Campfire. Cazzo fai il campfire? Basta che vai in casa, stai a caldo. Poi una vita reale fa più caldo. Aspetta un attimo. Tu devi avere lo stipendio. No. Vabbè, no, lo paventasse. Io non posso più Giusto. pescare di notte. Che cazzo sta succedendo? Che? Cos'è sto simbolo? Ora Epides se lo devo reinserire io. Sì, lo devi reinserire se vuoi te lo passo. Te l'ho mandato su. Cipi cipi ciapa ciapa ciupu ciupu. Sono queste le chiavi, sì. Fa freddino, fa freddino. Che cazzo? Come faccio Oh oh. a riscaldarmi? Per riscaldarti? Dov'è il fuoco? Vicino alle torce? No. Ma non fa freddonate, sono 15 gradi. No, c'è il fiammolino che sto ghiacciando. Non vuol dire che stai morendo. Allora, Turi, tu hai da pagare la casa, 5 monete, 25, 40, devi dare tu 5, siamo a posto. Allora, Abbiamo volevo anche le dirti, scoperte, cosa? congeleremo. Ah, Ah. Enzo. Comunque, se in caso servono le frecce, scogna le vende a buon prezzo. Ok. Non so Vabbè, no, se... ora vedo un attimo come è messo il negozio. Non so Penso se hanno ce li comprato, fanno. perché stiamo facendo roba in pietra adesso, quindi non ti so dire. Vabbè, no, ma lo devo rifornire che c'è un pochettino di legno che è un po' messa male, quindi devo. Ah, ok. Vabbè, ci sta assolutamente. Ma poi un'altra cosa. Se Dimmi, dimmi. ti servono comunque cose per riscaldarti, sto cercando di vedere dove vedere cose calde. Vabbè, se entri in casa, ovvio che aumenta un po' di gradi. Ora ci sono 13. Se entriamo in un edificio che è chiuso, si sta un po' più caldi. Ma dove lo vedo? Ti serve il Ecco, termometro, vedi fra. questo? Vedi fra, mi serve. Ops. Hai guadagnato un sacco, 55, poi devo 100. vero? Pensa. No, niente, per le temperature ti serve questo strumento. Per sapere che giorno siamo ti serve il calendario. Sono strumenti interessanti, lo so. No, vabbè. In che senso hai fatto male? Ecco. Vabbè, comunque niente, tranquillo. Cioè, nel senso non è nulla di così complesso le temperature. In pratica puoi fare anche un'altra cosa. Cioè, questo lo fa la stilista. Lascia il tavolo da cucito. Se gli porti la pelle e l'armatura, ti mette la pelle all'interno dell'armatura che ti tiene caldo. Ma in basso a destra c'è tipo una specie di cosa a quattro lati e Si cos'è? dice che è freddo, giusto? Sì. Sì, è praticamente perché ci sono 12 gradi, quindi fa un po' freddino, ma non ti uccide. Per capire se stai morendo per freddo o caldo, al centro tra i cuori e il cibo c'è uno zero. Ah, ok. Ok, se quello aumenta vuol dire che Ah, stai... no. Ah, ok. Se arriva a 100 inizi a perdere cuori e la fame. Ah, ok.
Ah, niente, di complesso. Dai, vado a lavorare. Buon lavoro, signor Cipruzzo. Grazie. Vale, Ehi. dobbiamo cambiare tutte le finestre di casa. Le Tutte? finestre. Perché? Questo è l'unico punto in cui non ho il simbolo che sto sentendo Perché il non c'è una stufa, freddo. Nati. No, non hai capito, basta che c'è una finestra aperta Anzi, ne abbiamo già creato. e il coso impazzisce. In casa fa più caldo, sono entrato. 15 gradi. Ma comunque sono bassi le temperature, non muore. Per vedere se stai morendo, basta che vedi al centro tra i cuori e la Ho carne, c'è il zero. sentito, però. E finché è zero non stai morendo. Cipi cipi ciapa 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 ciapa. Così muore, vedi. Botte. Ecco. Sono sti puntini? Ah, sono le foglie che cadono. Sì. No, Mo vabbè, te ne sei accorto. bellissima. Cazzo, avevi la grafica prima a 10 pixel. Viste le foglie che cadono. Guarda, inizio server ci sono. Pensa un po'. Perché ci sono le stagioni, che Ben, cavolo. Ben, ne stai iniziando. Ben, ma dove sono i pantaloni? Oh no, sono nudo. Si copri, svergognato. Allora, io mi tolgo un attimo l'armatura, perché si sta rompendo. Vai, vai. Guardate là Mamma uno mia, che sottoperto. bella vestita No! mia. Dammi il tuo albero, dammi i tuoi regali, dammi il tuo albero, dammi il Il regalo, dammi. cringe, no? Io odio Natale. Io odio il Natale. Mettiti in terza persona, guarda, così ti faccio aprire. Io odio il Natale. Io cringe, io cringe. Io odio il Natale. Io odio il Natale. Fai buona, dai. Quindi ci vuole manovrare un po' di stoma. Sei un clown. Scusa. Vabbè. Oh, violenza sui uomini. Lo sai che il matriarcato è abolito nel nostro No, villaggio? ho sbagliato, non l'ho fatto Poi hai visto come stanno andando le strade? Carine, sì. eh? Dai, piano piano si fa tutto, si fa tutto. Boh, detto questo, comunque sono contento, dai. Alla fine gli investimenti ne valgono la pena. Aiuto, c'è il grigio, aiuto! Aiuto, aiuto! Aiuto, c'è il green. Perché devi cagliare di qua? Perché devi cagliare di qua? Andiamo a spaventare i panzer, Ma Panzer non c'è. Ah, a proposito, devo scrivere a Turi che ha pagato i tasse, mi sono dimenticato. Oh, ma Panzer non ha pagato i tasse. allora resterei solo per questo. Io un'altra multa gli farei. O no? Oh, io glielo farei. Ha già pagato la sua multa, dai. Che poi dice che ha abuso di potere, abuso di potere. E il barone si incazza. Siamo a 6 giorni, fra tra poco scattano 8 giorni. Minchia che volo che hai fatto però. Spider-Man, hai visto? Mamma mia. Cipi cipi ciapa ciapa. Ciuri 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 no no no. Oh, alleluia, è giorno e posso andare a pescare. Cioè tu stavi aspettando Adesso. giorno per Mattina. pescare? E guarda dove ci vado a Eh fare sì, tutto quello che perché abbiamo fa freddo, ci sono l'acqua. creato. Comunque dobbiamo battere due edifici. Faccio vedere quale vogliamo battere. Ti prego, abbatti quello ambientale. Ci sono due edifici che vogliamo abbattere. Molto meglio comunque così le Questo strade, edificio dobbiamo abbatterlo. eh. Posso farlo anche io ora, dico, No, no, questi due edifici devono essere abbattuti. Io metto la bomba sotto Ma che direttamente. bomba, no, fai solo danni. Vogliamo un costruttore, facciamo abbattere. Ma è stato ammesso le pelli in ben. No, gli ho dato le pelli per niente. Ha lasciato una cassa aperta, guarda.
Vabbè, dai. Ho già ben troppo cibo, sinceramente. Grinch, io ti metterei una bella canzone ora, aspetta. A tema natalizio, Grinch. Vai, me. Oh, finalmente, Gio. Vai. Cipi, cipi, cipa, cipa, cipi, cipi. Oh. Non credo che sia questa che volevo fare. Che te vuoi, tipo, vuoi te perdi. È Natale! È Grinch! Diventerà buono! No! 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 Il Grinch ruberà a tutto il villaggio. Oh! Merry Christmas per i Grinch. Fate così a banna questa roba. Non lo so. Merry Christmas. Oh, che no. Cazzo. Oh, posso uccidere quasi, eh? No, è di pizza. Ah, questo è abuso, questo è abuso. Ma perché quel nostro si chiama Sora? Come ti inganno? Guarda che qua di zutti c'è sul muro. Prima c'erano di più, qualcuno l'ha tolto. No, ma è un buono. Stamente non vede più. Comunque, no, cioè, qui mi devo fare riparare l'armatura, ma il signorino qui non c'è mai. Torna, forse riesce a connettere stasera, se no domani. Pure io devo riparare, infatti me lo sono tolto da dosso. Comunque dovresti farti mettere una stufa qua dentro, per non morire di freddo. La stufa che dici tu qua? Sì, devi chiedere alla signorina Chubek. Effettivamente c'ho due... tanto la casa tua non è molto grande, una bella stufetta in un buon punto, la metti. Ti scalda la casa. Tipo il pilastro qua. Che cazzo combina? Ok. E fai scassi a casa. Boh, io direi che le stufette sono da mettere prima dell'inverno qui, se non vogliamo. Andiamo a soccorrere gli altri nel ghiaccio, aiutiamoli, dai. Andiamo, andiamo. Cerchiamo di dare supporto a questi qua. Vediamo quanto ci ammazza il freddo in 2 secondi. Ah, eccoli lì. No, non voglio morire, dai. Vai. Oh, guarda, 18 gradi, Gesù Cristo Santo. Cipi, cipi, ciappa, ciappa, ciuppi, ciuppi, cioè. Quattordici gradi. Salve. Dove sono i zaini? Trovate? Allora, ma dove è morta? Allora, aspetta, mo recupero un po' di dal freddo un attimo solo. Abbiamo poco tempo, cerchiamoli. Questa... Oh, siamo morì, Fra, esci da lì. Sei scemo. No, 30 gradi, oh no. Non è 30 gradi, è il tempo che ci metti per morire. Oh, bro, mi ha fatto freddissimo qui. Gesù Cristo santo. Aspetta, ma vedo di riprenderli con la magia dell'editing, aspetta. Ma era sott'acqua, è morta? Dov'è che è morta? Ma sott'acqua o te li cerco io? Va bene, già abbiamo capito, sei ormai diventato un clown, dai. E quindi?
Sono morto sulla barca. Buttala in acqua, buttala in acqua, buttala in acqua. Ma buttala sulla nave, più che altro. Non si può, vero? Aspetta, ora la salvo. Spero di averla salvata. No, è morta comunque vicino a Nati. Lascia a terra, non toccare. E vai, io cerco, sto cercando, ma non c'è niente, secondo me. No, sta lì a terra. Che cazzo ha perso, sta lì a terra? Io non vedo nessun zaino, quello è il problema. Sto cercando i zaini ma non li trovo. Sto provando. Ma penso che siano spariti nel momento che ha decaricato i chunk, secondo me. Preso la roba. Ha preso la roba, no? Ho preso le due monete, ti giri, ma che ne so, hai dei prezzi, che cazzo ne lo so, sai quanto mi ha fatto per un pezzo di netherite? Due monete, per un pezzo di netherite il signor Ben mi ha offerto Ben due Non lo Non so so che quanto dire. c'erano per fare un'armatura, non lo so. Ma se il però. netherite vale più del diamante, di sicuro non vale due Appunto. monete. Sì, ma non so quanto costi. Sì, ma non costa per volere. Fammi del prezzo, che ne so, dai. Devo riparare l'armatura, sto Ma aspettando. io come faccio a prendere le alghe e l'inchiostro se non posso immergermi nell'acqua perché fa freddo? In che senso fa freddo? Una volta che entri Ma no, è nell'acqua. 15 gradi. È perfetta la temperatura. Un attimo, fermi, un attimo, Tanto c'è la matura e non lo sai, ma è proprio. Ma ti sto dicendo, dai! Ma c'è un sullare di corte allora. Grinch, no, calma di Grinch. Ben, No, io te Grinch, la no. faccio pagare 10 stacchi un pezzo. Se continui. Passo anche tante, adesso. No, è un po' troppo. Te lo dico. Dici un po'? Mi sembrava il contrario, se posso essere sincero. Merry Christmas! Oh, ti prego. Questa cosa mi rischia di Oh, sta rimanere. venendo il buio, sta perdendo l'effetto. Quindi per andare a prendere ghiaccio è un po' Due. complesso il periodo invernale. Tre, vedi che aumenta il Sì, tempo. anche per me andare giù. Quattro. Là ti sta contando, non so che cazzo sta contando. Così, Perché sto fa. congelando in Ti vuoi acqua, subito, posso quindi. andare a prendere. Ma chi me lo può costruire a me il corcio? Cosa?
per andare nel Nether, sono proprio qui. Daniel. Ok. Ottimo, in questo caso visto che c'è E il caso come si chiama quel coso? Aspetta. Si chiama Lampada Soul Spring. Catena, Capito, sto vedendo un po' anche le altre cose. metti per resistere al ghiaccio cosa serve? Che? Per resistere un po' di più al ghiaccio. Resistere al ghiaccio? Puoi usare la borsa di acqua calda. Quindi serve che fai la caldaia. Che vabbè, è come fare la fornace, quindi non è che serve per forza il fabbro. E la caldaia ci metti la borsa che la fa Martina, la riempi di acqua, la fai scaldare l'acqua e poi te la porti appresso. 32, E te la butti addosso. Cioè la metti vicino, non so come funziona, sono sincero. 36, 37, 38. Mi spieghi che muore a 100? Salve, Turi. Turi, vuoi provare una bella cosa? Facciamo provare. Sì. Vieni, vieni, No, Turi. ok, posso uscire dall'acqua per non sentire più freddo. Ah, non mi sento, no, no. Oh, guarda che sta passando la legge che chi mette le mani addosso va in carcere, cioè. In carcere, dai. Vieni. Vieni qua. Ah, oh, 50 gradi. Puttana troia. Ah. Io Se ti non metti muoio qua di caldo. sopra 48 preciso. Ma non muoio di caldo. Guarda, arriva al 100 e vedi che succede un attimo. No, 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 lo so, lo so, lo so. Però che Però cazzo se mi dici? avete È bisogno di caldo basta venire qua. vero, mi devi fare. Il fabbro serve a qualcosa. E visto, oltre alla presenza serve a qualcosa. Guarda come scende rapidamente poi. Eh beh, perché fuori ci sono 13 gradi, direi. Comunque dovete farvi fare il termometro poi dal fabbro domani. Perché il termometro vi dice le temperature che ci sono. Comunque, niente, raga, non fa così freddo, comunque è fattibile, cioè non è che muori. Devi andare sotto al 5 gradi che inizi a perdere la vita, ho visto. Lo portiamo a Turin in ghiaccio, voglio No. Direi di sì, dai. dire. Turin, vuoi farti un giro con noi? Povero Tori. Che destino. Tipi tipi tapa tapa tupu tupu. Oh, prendiamo questi senza cannoni. Oh, dei pirati. Oh, dei barbari. Io odio i barbari. Tipi tipi tapa Beh, tapa Dio, sarà tupu tupu. quello Cosa odio dei io non lo posso fabbrosi dire. che non si fa giorno. No, Ma attenzione, però oh. qualcosa si sciolta. No, no, Fra sta dentro di noi. Corri, Fra corri, corri. Ma chi ci sta l'orca seguendo? matta. Si sciolta, oh, E no. chi ci sta seguendo? Fra si sciolta, si sciolta. Perdo tutto. Ah, ci stiamo già L'orca iniziando matta. già a congelare, vorrei dire. Pure io. Oh, Cinque. sta cazzo di balena. Porca. Oh, ma che cazzo. No, no. Meno due. Oh! Oh! Vado, meno male. Frate, perché ce l'ha con Cazzo! me? Ma che Oh, posto? sto morendo di freddo! E come torniamo adesso? Vai, io, vai, andiamo sulla bacca, veloci. Veloci, veloci. Salite, salite! Oh! Dio maiale, Dio. Oh, sto morendo congelato. Dov'è la mia roba adesso? Vale, sto morendo. Cazzo, sto coso è merda. What's up, Sanuai?
Dai, dove sta il mio binocolo? Mannaggia la puttana, il binocolo, i pantaloni. I pantaloni sono qui. Ok, ho trovato tutto. Tipo, appena entro fa, se no perdo tutto. Aspetta, aspetta, non ti muovere, aspetta. Aspetta. Fammi tornare prima a casa. Adesso può morire congelato. Ok. Sì, ma perché ci ha attaccato quel cazzo di pesce di merda? Vai, entra. Vabbè, viaggio se oh, te muovi. Sei morto, fra. Meglio qui, dai. Sei morto congelato, per dire. Bel Ah, tu hai preso viaggio. la roba? Che Io sì. è un regalo per Sì, ma sto ancora accendo, fratello. Ma che cazzo è questa roba? Perché sei congelato, è normale. Ho trovato Ah, il problema è che ci ha un'arpa, acceso quel cazzo di cerco. pesce. Ma perché ci ha attaccato? Noi abbiamo fatto Ti niente. scemo che esce, Strano il camadò. Perché appunto, bastardo. Porca cioè, porca di merda, oh, che cazzo vuoi? Una Cipè, martina. cipè, ciapà, ciapà. Io non posso mettermi l'armatura perché è tutta scassata. Quel pagliaccio di. No, Panzer, il signor... Signor Felipe, scusate. Guerra! Guerra! Dove guardate? Comunque è Ah, non c'è stato. l'altro. Sinceramente è stato emozionante, sono sincero, non posso dire il contrario. Cioè, penso che sia stato un'esperienza Senza che armatura comunque siamo saliti di botto subito, porca giuda. Ma stavo da 1 a 70 in 2 secondi. ero nell'acqua. Ho detto vado là così riesco a prendere la roba. Infatti siamo poi si sono nella terraferma e Cipi cipi ciapa ciapa. Comunque raga, abbiamo scoperto che adesso l'esplorazione è ancora più A interessante. molto più difficile. A B C D E F FG H I L M O. Che Questo. cazzo mi ha scritto in privato? Ah, tu di per caso ti serve un quadro? Cioè vuoi un quadro su richiesta? No, non sono interessato allora. Dai, faccio un bel quadro. Stanno Che attaccando i sarebbe pesci, successo? andate. No. Che dire. Però ma ste balene one shot, Fra, dobbiamo cioè ste eliminare balene questi, dobbiamo fare. Sì, teoriche. dobbiamo fare. Dobbiamo parlare con tutti i marinai poliziotti, dobbiamo toglierli da mezzo. Dobbiamo fare un po' di strage qua fuori. Ci sono troppe orche, troppe. No, ma si stanno accoppiando, via, quello è il problema. Troppe madonne. Oh, guarda, pazzo! Pazzo! Peccato che non hanno effetto, fra, perché sott'acqua le frecce rallentano.
Fra, non arrivano. Fra, non arrivano. Vai, valle a uccidere fisicamente. Oh, guarda come salta la Madonna. Fra, ma quello mi è saltato in testa quasi sulla nave, ma è Sì, lo shottato. so, l'ho visto. Ti ha fatto il cazzo in testa. Guarda, bomba sulla testa. Ah, ma ti ha fumato la patria. Ciccia miseria, no. Tutti scemi, si pone di merda. Vediamo dove ha fatto le sale. Hai visto cosa stiamo facendo alla periferia? Vieni a vedere. Oh Questa no. nave? Vieni, vieni. Sì, anche nella periferia. Guarda cosa stiamo facendo di bello. Hai visto? Strada sì, l'ho vista. E stiamo facendo anche qua le strade. Sì, lo so, l'ho vista, queste qua le ho viste. No, ma come ha perso l'aria di vita, mi sembra che mi vanno a lanciare Beh, noi abbiamo un Doge Mago. Doge Magico. Hai Magico. La doce con la pancia abbiamo praticamente. visto come sta venendo bello? Eh? Questo ponte l'ho fatto io, Potresti farlo fare in Cosa? pietra, sta merda. No, 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 La casa è legno, orribile legno. comunque, ma così. È di Felipe. Derubiamo, derubiamo. Vedi, si è lasciato le casse Troppo furbo, è troppo furbo. aperte. Sì, lì è un tipo No, se... le ha full boxate. Mannaggia, che peccato, che peccato. Un bello sto letto. Oh, il letto del Napoli. Letto del Napoli. Ragazzi, mamma, come fai? Qua che stiamo sistemando le stanze, stiamo facendo dei lavori di alto livello qua. Quel finale mi è piaciuto. Turi mi ha ordinato un bel quadro. Ma sai, voglio far farmi un quadro molto artistico. Dallo Se lo di stile. fuori. No, più o meno. Me in mutande nudo. L'arte si basa anche su quello, Eh sì, è ovvio, è arte, scusami. eh. L'arte è sempre causa di nudo, A praticamente. Natale siamo tutti più buoni, non è A vero? Natale puoi fare Sì, la pretesti, skin non dice truffare tutto. mai. Esatto. Puoi anche violentare. No, 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 no. Puoi anche uscire con le 2010? No! No, scusa, ma non sono con la foglia. Mi sono autobloccato. Hai visto gli alberi sono tipo autunno? Oh, sì. Figo, vero? Salvere la fame nel mondo e non dire Cosa ne pensi che è arrivare. inverno e che Coltatino non può lavorare nemmeno il pescivendolo? Un nerf. Tra poco, raga, finisce l'Early, manca un giorno e rientriamo. Inizierà veramente a fare freddo, ve lo dico. Come cazzo ci copriamo? E allora, c'è una possibilità di coprirci, tipo stare nelle case. Non penso che sia la miglior cosa da Ma la fare. stufa quando la inventiamo, signor Già c'è Doge? la stufa, la devi chiedere a Chewbacca, ma non so dove sia finita. La sto cercando. Non hai idea i soldi. Non costa molto, per l'installazione farla 5 monete, 20 monete. E non costa. Prova l'attrovanzo, dove cazzo si andrà? E mica Nati vende stufe. Cosa? Forse è una risalenda all'attacco delle orche. Ah, io vorrei... stufa. Ad oggi non ho fatto un... Cioè... Per Sei contento che è finita scuola? Sei contento che è finita scuola? Ifra, ma... Cioè, sono stanco. Fra, lo so, normale. Signor Grinch, Ti fa il giuro. quadro gratis, dai. Come un quadro così? Sì, per Natale solo, dai, poi lo Ti trovi giuro presto. proprio. Vai. Mi hanno spronato fino all'ultimo sta settimana, ti giuro. Proprio. Poi disorganizzati, cioè. Non sanno manco loro quello che fanno i professori.
Che poi tu ti ritrovi in questa professoressa che un giorno è felice, un giorno è arrabbiata. Quando è felice non ti fa un cazzo, quando è arrabbiata ti prende a pugni. Va bene, dai. Aspetta un attimo che... Questa professoressa ogni volta dice: e quando sono in questa classe mi viene mal di testa, fa così, ti giuro, mamma mia. Ogni volta la imitiamo sempre. Ma tu quando andavi a scuola, Non trovo i cosi per il l'avevi la professoressa di microfono. sostegno che ti rompeva il cazzo? Ce l'avevano i miei amici, mica io. Signor Roger. Ciao. Salve. E due cose. Uno, devo pagare le tasse. Due, Eh, c'è una cosa blu nel molo che è tipo una cassa strana. fammi vedere. Venga. Oggi la devo chiamare signor Doge o signor Doge Grinch? Mi devi chiamare. Ah, comunque, raga, ve lo dico, il 24 gennaio è sempre a chiudere. Beh sì, Quattro è la giorni stagione pieno di il mio gettonate. compleanno. No, chiuderà per sempre. Ma come? Poche persone, raga, nessuno più sta venendo, non c'è più rispetto. Oh, peccato. Ma sai, Bene. ma secondo me sai perché non c'è stato, cioè, c'è stato il calo fra per il fatto che hai messo il premio. No, non è Però per se non quello. metti il premio, Quello fra che... È che io siete sono dei già... clown, che è ben diverso. Guardi, signor Guarda che ne Doge, abbiamo mi perso sento... solo un player con il premio. Per ora. In realtà Guardi. due, ma... Ah, l'ha presa la pescatella e l'ha lasciata qui una zingara. Perché c'è monnezza dentro. Cioè, quindi dal 24 dicembre il server chiude per Poi ti sempre? lascia lavorare. 24 gennaio. Oh, ma l'ho A pagato. gennaio. Vabbè, allora continuiamo. Perché abbiamo questi giorni. Nadia, ci ho stai Niente. saccato inchiosso, Ma se che vuoi. cazzo? Quella è una No, mi balena. lascia Quella è una lavorare. balena, non è un'orca. Questa è una fucking balena. È l'accapotaglio. Dammi le tasse, Porca signore. di... Quant'è? Ah, ti 13 dico, o un 12? colpo di shot. Dammi. No, no, solo 12? la tua azienda, 12. Sì. Vabbè, La facciamo casa non la 13. paghi perché non c'è il tipo. Però, sei a posto. Ma è impossibile che la gente... E... Chi già sta, pe Che sta pensando a un gran finale? trick. No. Come Cazzo, no? Un me finale... La finiamo col botto. l'ho fatto. Col botto lo finiamo stasera. In che senso? Una bomba nucleare c'è in tasca? Sì, ho già pronto tutto. Ah, tu le tasse hai pagato, sei a posto, vado a portare le sacche di inchiostro a Nate. Ma Vai. il signor Panzer? Perché devo pagare io il signor. C'era, poi è dovuto andare via. Che E mo come faccio? Non ci parlo. devi Devo pagare le tasse della casa. 10 euro. fare? E non paghi, Non sei le a posto. paghi. Andiamo ragazzi, andiamo un attimo a posare la roba a Nate. Amo, tu vendi corda? Per impiccarmi? Vabbè. No, è Li puoi dare al bastoni. contadino. Il contadino gli serve per i pomodori. Tieni, Basta i Nate. bastoni. Tieni 6 sacche di inchiostro. Andiamo, dai, ragazzi. Andiamo al comune, vediamo cosa vuoi. Dov'è il contadino? È morto 7 mesi fa. In entrambi. E quindi niente, non li do a Faccio nessuno. questo per lei. Cosa? Che hai fatto? Io non dissi a nessuno. Oh, che bello, questo è bellissimo. Guarda. Questo lo mettiamo. Eccola la signorina, eccola. Signorina, qui a qualcuno già vuole installare le stufe, venga a vedere. Semplice carità, fissare un muro. Ore 17 risolvere la fame nel mondo e non Vale, prendo cose a vieni. nessuno. Allora, chi è che doveva la stufa? Voleva la stufa Chewbacca qui. Turi. Mi Volevi la scusi, no. stufa? Ok, costa 20. Il signor Panzer è arrivato. Sì, però io la devo costruire. Va bene. Ti tengo il resto, Dai. ti tengo il resto, ti tengo il resto. No, non so. Ah, fa anche a me, signor Chewbacca, devo comprare questo.
Ok, allora fatemi vedere le vostre case dove sono, che così poi ve la vado a installare. La mia è in periferia. La grigia. Vedi lì, c'è una casa grigia vicino alla chiesa, l'unica casa brutta grigia. Ah, quella col Quella con la tetto tutto piscina. storto? È quella con la piscina sopra casa. Cioè, non piangere, dai. Sì, un po' di pane. Nel senso, sono rimasto tutto avanti, 24, grande festa e niente. Dai, mettiamo qua questo qua. Fatto sai che ora devo trovare il signor Panzer per pagare le tasse perché si è fatto vivo. C'è un problemino. Era meglio non pagarlo, Il vero? 24 è il mio compleanno, mi raccomando, voglio una festa. Mi tagli qualcosa? Bellissimo. Questa musica triste da dove viene? Ma che è il gioco? Come il gioco? È il cringe. No, c'è una canzone tipo strana. Non sento È il niente. gioco, è il gioco. Ah, è il gioco. Sì. Certo, c'è una Ti piace questo nuovo quadro? È Natale, qualcosa. Grazie a Cioè, quella. forse è un po' più alto, veramente un po' più Minchia che alto. l'aglio. No. Oh, ma di chi è sto cavallo, Oye, dove metto sto quadro? Mi dica. Una cosina. Anzi, più di una. E molte cartucce e pompa. Più molte cartucce per il pompa. Che ti serve? Un pompa, ma ce l'hai già il pompa. Io c'ho un fusibile. Riesco, mannaggia la Che ti puttana. serve? Non c'è un pompa. Fare le cose bene. E voglio il pompa più le cartucce. Vieni un attimo. Quando sa quello spasso. Mettilo nella zecca. No, qua è perfetto. Ci sediamo, sai. La serietà prima di tutto. E no, si sono buggati 3 cubi. E no, è il nostro gioco. Cosa? Che ho detto? Almeno dimmi che ridi, fammi capire, fammi ridere. Eh certo. Più serio di così. Ti piace? Sono dei decenati che non è bello qua dentro. Cioè, tu ti siedi, hai una riunione e vedi questa E chi sta opera d'arte. dietro come fa? E cazzo sì. Allora, sincero, ci sta e non ci sta. Perché comunque tu quando vieni a fare il quadrone Ci ritrova sta o chi? aspetta, ripeti, ci sta o non ci sta? Ok, Sta. perfetto. Vedi, ti ho detto io. Ci sta benissimo. Hai visto? Ci sta tantissimo. È perfetto, cioè tu siedi qua, c'è la riunione e c'è un'opera d'arte lì davanti a te. E l'opera d'arte la c'hai, poi ti giri e la guardi e ce l'hai umana. Che se domani non mi sveglio all'una. Ti svegli. Domani alle 16 apre server. Che scusa Alex e Giovi che non ci sono oggi, che domani non si va a scuola. Allora in teoria dovrebbero entrare. Però quest'anno, cioè, erano a fare una partita di calcio e non lo so Calcio che ora sia. 22 Una dicembre. partitella di Ma calcio. sto freddo, ma sta fuori di testa, so. No, fra, guarda che io Ah no, voi abitate in Sicilia, so, scusa. scorso venerdì sono pure alla partita con loro. Poi tipo ho giocato con le fette e non si sudava un cazzo, ti giuro. E poi ho cominciato pure a piovere, però ma pochissimo, un po' d'acqua. Ecco.
però era fattibile. Allora, bro, io non vorrei essere cattivo, ma hai problemi di voce oggi. Io? Così ancora, ora c'è problemi di voce. Non so, è tipo un po' strana la tua voce. Chi è che ride? Beccax. Oddio, mi sono spaventato se posso dire. Dove sta il tuo cane, Max? Ah, la citazione del Grinch, ti giuro, per un momento pensavo che stavi dicendo qualcuno stava parlando del cane, non avevo capito. Allora, signore, cosa ne pensi di quest'arte? Che è più bello del gioco che del dipinto. E non sto scherzando. Hai visto? Il Grinch vince sempre. Questa è stupenda. STOVE. Sì, lo so, me l'hanno detto però. Che è successo? Che è successo, ragazzi? Qualche problema? La stufa? Per la stufa. Che cavolo. La stufa si alimenta con acqua. Con acqua e carburante. Non me la dà. Carburante sarebbe però. I bambini. Eh? Il carburante sarebbero i bambini. Il socio. Il carbone. Penso che sia la battuta sì, okay. Più brutta che ci sia mai sentita in tutta la mia vita. Ma non era una battuta. Cioè io sono il Grinch, ma tu sei cringe. No! Distrutto. Mamma mia, me ne posso andare a letto. No, no, lui ci ha distrutto con il suo aggiustamento di voce. Wow, perché prima che faceva ai, ciao ragazzi, sono roba. Ma che schifo, questo. Mamma mia, che posso questo è per parole. Schiarirsi la voce, lui non sta ruttando, lui sta facendo. Io posso ruttare quando voglio, le scarrutte raccomando. Poi si sentono pure le scorregge, è un'altra cosa. Ma che schifo. Ok. Vabbè, signor. Sì, Benz. Però io non ho capito come si crafta sta roba. Allora, signorina, ma lei c'ha la J, esatto, no? Penso per forza c'ha la J. Ma io non la trovo. Premi E, in basso a destra scrivi testuali quello che sto scrivendo io. Aspetta, che sto cercando. Stufa. Ti esce subito. Te la trovo. No, non l'ho provato, l'ho provato a cercare, non mi esce. Come è possibile? Ma la marijuana, boh. Che sono... devo dire? Cioè, sarà buggato, non no, so. No, si stufa, escono stufati e poi la stufa. Il problema è che a me lo dà in inglese, perché in italiano non funziona. Ma io ce l'ho in italiano. Ma si chiama stufa? Sì, devo metterlo in italiano. È uno stadio. Allora, ti dico cosa serve. Devi mettere in alto a destra un lingotto di ferro. Okay. Devi fare come se volessi fare una bacca, però con il pietrisco. E al centro la fornace. Una barca, ok. In perché alto a c'è destra... una fornace? In alto. Ok, perfetto. Perché c'è la fornace tu? Non lo so. Vale, dai. Di Ciubecca, gliela dai? No, è mia, già dai. Ah, ecco. Vale, dai, andiamo a giocare a Roblox. Allora, quindi dovrebbe essere così, tipo. Raga, manca l'ultimo giorno e passiamo al mid. La parte. Funziona. Grazie mille, ha funzionato. Hai visto? Sono intelligente. Faccio uno screen la ricetta perché sembra che non se la ricorda. Ah, ci provato a dare le coordinate a questo povero Cristo. Allora. Cipi cipi ciapa ciapa. Via gara. Mamma mia, sta bruciando il culo.
Ah, diciamo che il tuo indirizzo mi ha fatto ridere tantissimo. Abbiamo arrivati. Sì. Vale, ma tu a Capodanno scopi? No, perché sennò scopo tutto l'anno. E non mi va, è noioso, capito, dopo un po'. Vedete sempre la stessa patata, diventa noioso. Ha preso il quadro cringe, lei? Eh sì, guarda dove l'abbiamo messo. Il comune ha deciso di metterlo come... Arnome... vabbè, capito. Ma fa... Per Natale, dai. Oh, bellissimo. Hai visto? Meraviglioso. È meraviglioso, non bello. Non bellissimo. Parla un'immagine di lui che quando era più giovane faceva i video su YouTube. Li faceva? Sì, era l'hai visti, coglione. Sì, lo so, li ho visti. Allora, che cazzo dici? Immagino. Non è che immagino, l'hai visto? No, io immagino proprio quell'esatto video in quel cazzo di parco. Che cazzo era? Ora, ma dovete mai più di The Parco. È il parco, io vedo. La villa comunale di Scampia. Non è un parco. È il pacco dei tossici. Praticamente. Io mi dissocio da queste cose. Comunque. Turi, tu sei marinaio, giusto? Lavori nelle forze marinaie. Ma perché non gli spieghi a Turi come funziona fare le multe, eccetera, è vero? Gli spieghi un po' il lavoro a lui. Che vabbè, se... i cartelli. Ma che solo quello. No, vabbè, i cartelli lo so. Poi se si picchia qualcuno in galera. No, no, è quasi sbagliato. Ancora no. No, allora, la legge è ancora in proposta, ancora in passata. La tutela al luogo pubblico. L'uso di armi da fuoco, corpo a corpo, archi. Essere veramente vietato sia nei luoghi pubblici che nei confronti di altre persone. Le sanzioni sono revoca porto d'armi, sequestro delle armi, sanzioni di 100 monete e arresto 2 giorni. Quindi buon divertimento, tu vedi. Poi se qualcuno fa il truzzo, il penso io, è tranquillo. Ah, ma sono tutto bagnato, perdo acqua addosso. Ah, comunque se piove congeliamo più velocemente. Perché sto bagnato? È perché c'è la pioggia, stava scendendo. Vive napoletano. Scende la pioggia. Comunque non è solo quello. Io, allora ti devi dare un po' a leggere le leggi delle città, perché alcune cose sono importanti per multare gli altri. A parte ora cambieranno, quindi... Stanno per cambiare, stiamo cambiando un po' di leggi e fare nuove leggi, stiamo cambiando un po' di cose perché questo Stato non sta tutelando le persone. E infatti, infatti domani... Ma la devo mettere sta stufa? A me? Sì. Che venga, aspettate ragazzi. Vabbè, veniamo anche noi, facciamo una passeggiata, okay. Dai. Voglio vedere come stanno venendo le strade la signorina. Mancano... Le ho finite le strade, devo fare solo i bordini. Su, porco... No. No. Ah, quando starnuto io ora che starnuto pesantemente. Sì, ok, io vivo nel Veneto, figurati tu, mi sto trattenendo che tu non hai idea. Che qui parlano, dicono più bestemmie che parlare. Ogni frase c'è una bestemmia. Non è facile vivere in Veneto, nel Friuli, eh. Io avevo un amico a Veneto, mi mandate sempre la foto del cazzo. Che schifo, ma che cazzo. Si è teletrasportato. La casa di merda. Ah, questa è la casa. Io direi di installarla. Qua la metti qua. Posto. Allora, la vogliamo testare? Vogliamo testare? C'è un secchio e un po' di carbone? Secchio. Allora, spero, dovrebbe. Aspetta. Vediamo se un po' di carbone se serve. Ah, beh, sì, un pochino. Ho fatto un secchio. Cos'è? Serve l'acqua. Non c'è bisogno di riempirla. Ok, vediamo. No, penso che serve l'acqua, se no si spegne. No, serve l'acqua perché per fare evaporare. Sì, sta salendo, vedi, 22 gradi. A parte devi avere la chiave chiusa, la porta chiusa, sennò se ne va via l'aria calda. Ah, ma è ronco. Piano piano aumentano le temperature, non aumentano. È tipo la sofa pellet. Praticamente sì. Sì, decidete che devo utilizzare l'acqua e il carbone. Io mi sa che non ho mai visto una stufa in vita mia. Dove abiti?
città. Che sei in città? È sud o nord? Nord. E com'è possibile? Ah sì, tu sei della Lombardia. E com'è possibile? Ho mai visto su. Come è Ah, in possibile? città, giusto. Scusami. Hai anche ragione. E che cos'è che cosa suoni? Eh sì. certo. Allora, ok. Magari l'avessi Scusate, va detto. bene. Magari l'avrei detto musifoni. Sì, vabbè, ma che farlo lascia acceso ora? Io non l'avrei Perché accettato. volevo vedere, cioè non arriva il caldo, cioè non ti fa vedere che diventi rosso. È Più che sempre la temperatura. altro. Non si alza manco di uno il coso del teschio. No, vabbè, ma non si deve alzare il teschio. Questo qua ti fa in modo che le temperature sono normali, non né troppo calde né troppo fredde. Non lo posso fare, cioè tipo non posso fargli mangiare il legno. Penso che no, sia troppo No, devi cuocere il legno e farlo diventare carbonella, casomai. Magari con la carbonella funziona. poco. Oh, guarda, ho trovato un pezzo di ferro. Oh, mio. Me lo deve restituire, quello che ho usato per la stufa pellet. Dov'è sto pellet? Poi Poi dai, teoricamente anzi. dovrebbe scaldare. In inverno lo Ma scopriremo. generazione, tipo. Biscotti per tutti. Oh, pure. Oh, che buono, scusate, sta roba. Buon Natale. Mica fate biscotti, andate lui. È Sì, uscito da qui, tra sono pasticcere. Ma non puoi disattivarlo adesso? l'altro. No, mi sa che devi. Sì, Va scaldando dovrebbe all'infinito. già andare. Ah, buono, buono, dai, così mi manda a fuoco la casa. No, non è che va infinito, è che riscalda a lungo termine. Buono, buono. Tieni due. Però penso che. Oh, Aspetta buoni. un Quando arriva Babbo Natale, via di Ah, casa. mamma mia. Allora. Sì, mi serve il sacchio di latte. Lo lascia Ah, lì. bello biscotto e latte. Tu hai fame? Ma è vero, anche a me, mamma mia. Mi manca bere, voglio essere ancora bambino. E quando mia madre faceva il latte e biscotti. Ora Ma molto vengo. probabilmente se ne vado a coricare, io faccio una Perché pizza, adesso cosa devi. mangia a colazione, scusa? Io. Perché siamo siamo Purtroppo succo di sull'imbarcadissimo. frutta è roba che non sia lattose perché sono. Quando diventi grande purtroppo il latte non fa più bene. Capisco, capisco. Ma mia mamma ha già 50 anni e passa ancora per del latte. Ma infatti gli fa male. Ah, Ma cioè, voglio davvero? essere meno volgare possibile, ma ogni tanto penso che fa uno scaricone. Vabbè, male no, che fa Buono, bene alle la ossa, vuoi no? questa? Cioè, viene molto calcio, sì. Dipende, perché alcuni viene dopo quella E roba che lì. calcio è? L'inizio, Allora, calcio sto vedendo come fondato. funziona la È stufa, tipo così ragazzi. il Sto calcio, guarda. Vai, vedi, vedi come vedendo, funziona. allora. Dici Sto vedendo un come video. funziona. Ma io sento freddo, oddio. Madonna, È smetti. vero, anch'io adesso sento freddo. Devi Allora. mettere di nuovo sopra la stufa. No, Ah, no, raga, abbiamo sbagliato. non è che con l'acqua fa È freddo. che fa diventare freddo per il caldo. Togli l'acqua, per questo non ci scaldiamo. Togli. Mannaggia, Se non devi togliere l'acqua ma non stai facendo. Ah, ma smontalo, smontalo direttamente, fai prima. Lo smonto io. Vai, rimetti. Aspetta, lo droppo io un po' di carbone, aspetta, senza che usate il Vai. vostro. Vabbè, per capire come funziona, Anche ma perché io. lo Ah, sì, smonto era io. per capire come funziona. Non so, non posso bruciare gli smeraldi, non c'è niente. Ma che tutto sto carbone ci vuole, porca troia. Tantissimo ce ne vuole. Ho messo 5 pezzi. E vi conviene usare la lava, mi sa. Ah no, non ci vuole tutta. Ah, Vedi si che sente. aumenta. Vedi, sì, fra, con l'acqua fa l'aria fredda. Abbiamo ospiti. Salve. Salve. Stiamo testando un nuovo No, è strumento. vivo lei, no, mannaggia cosa Carlo, se tu mi tieni da qua, ti faccio uscire. Progressività. Nadia, questo come cazzo lo ricarico? Allora, ma dai, ma lo dici a me come se fossi il tecnico della situazione. Che cavolo ne so io? Ok, lo scarico? È a metà. Ciao, E C5. come si vede? Shift. Ma penso che ci vogliono le palle lì. Come si chiamano? Mi sa proprio di sì. Tieni. No, 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 no. Sì, ma noi stiamo aspettando, se scalda.
perfetto, quindi io non vado nel Nether. Vedi, si è freddo nel quadratino che vedete qua. Ma come si va nel nuovo mondo? Aspetta, di qua. Da domani, vedete, Panzer. C'è questo quadratino qua in basso, sì, ma aspetta un attimo che stiamo vedendo come funziona sta roba. Così, con queste ghiacciolini ancora più freddo. Quando è grigio, in teoria, è temperatura ambiente. Quando è rosso, è caldo. E quando è rosso più le fuocherello, è... Più che altro serve il termometro. Però adesso mi sta dando congelamento. Io non so che cavolo sta succedendo. Sto cercando di capire. Freddo di prima. No, no, fuori fa freddo. Ci sono 16 gradi. 11 settembre. Da già. A me mi dà uguale. Fuori e dentro. Ma perché ci sono le cose aperte? Sì. No, sai. Signorina, è che dobbiamo... Sto cercando di capire come funziona. Ma come si fa il termometro? Può salire? Mi dica. Un secondo. È un cavolino di cosa? Quindi una attitudine strana, quindi stavo cercando di scaldare una casa aperta. Facciamo. Ma tu c'hai la casa aperta, mannaggia. Sì, ma è ancora aperta. Ma è tutto aperto, devi proprio chiudere. È tutto aperto. Porco. Posso modificare? Vai, vai, sì, modifica. Sì. Quanto costa? Se vuoi, io con le mani. Money grabber che abbiamo, ragazzi. Beh, aspetta. Togli questa pietra. Ecco la pietra, tu modifichi meno tu che uccisi. Dobbiamo proprio chiudere. Devi fare a porta comunque, non così. No, ho sbagliato. Anche di qua. Bro, ma che cazzo di casa hai fatto? No, veramente, non lo so io. Stiamo un attimo testando. Se la pietra mi copri qua, queste parti in pietra, togli le staccionate e me le togli. Aspetta, facciamo così, vediamo prima se funziona. Ce l'hai? No, fai in pietra, fai le pietre. Aspetta, stiamo testando. Donna, ti giuro, solo tu potevi fare sta roba storta. Veramente, non lo so io. Dove siete? Stavo un attimo facendo un test tecnico. Ma che ne so che poi in futuro c'era una stemma mod. Ma devi aspettartela, vediamo. Anche questo è vero, perché... Ma più che più era già la carica, perché questa era... dico la finestra. Allora, ora dobbiamo aspettare, vedere se funziona. Aspettate, perché mi sa che anche qua è aperto. Aspettate un secondo. Dai, oh, cazzo. Ah, pure qua dietro. Ma che zitto voi? No, ma mannaggia, ma seriamente, ma lei non lo so cosa ha fatto di sta casa. Ho capito, ma tu lo dici a me come se io potessi sapere cosa. No, nel senso che non avrete molta roba da mettere. Ma va, vuoi usare anche l'acqua fredda? Ti puoi portare il ghiaccio nell'acqua fredda, congelata. Devi far costruire. Ti devi far costruire un oggetto utile che è, sì. C'è anche la ghiacciaia. Comunque qua mi dà 14 gradi, fammi vedere fuori. 14, 13. 13. Ma sicuro che è chiuso tutto, ragazzi? Controllate un attimo. Sì, in teoria sì. Ma non so. Mi sembra zero metro. Prova a mettere l'acqua. Può essere che mi sono sbagliato. Perché scusami, hearth non significa stufa. Scusate l'ignoranza. Focolare. Sta uscendo qualcosa, aspetta un attimo. Sì, sta uscendo qualcosa. Scusa, ma come funziona un focolare? Focolare non è una stufa. Io stacco. Buonanotte. Buonanotte. C'è qualcosa che mi sta... Cipi cipi ciapa. No, c'è qualcosa che non va. Adesso vediamo. Un secondo, lasciamogli il suo tempo. Fammi vedere un attimo di nuovo il tipo che... Ti
dico, a me dà letteralmente un'altra stufa. Non sto scherzando, a me dà una stufa che non è così. Cioè la stufa che dà a me nel cos'è che è letteralmente un'altra. E si crafta in un altro modo. Anche a me me ne dava due diverse, infatti dicevo non la trovo. Veramente. Anch'io sto sbadigliando a mezz'ora. Vabbè, dai, 10 minuti, 11 minuti e vado. Il problema è. Vabbè, Come... sono Scusami, a voi agile. che caldaia dà? Mi avete detto che vi dà un'altra caldaia. Com'è A possibile? me, aspetta. C'è Fammi il vedere, non ti posso. termolito. Termolito non so cosa sia. Cioè, che. Allora, Non serve ma per riscalda raffreddare. comunque, ne riscalda comunque, qual è sta casa? Io stavo a 10 Adesso cosi, c'è no? questo. Guarda, buttati all'acqua, buttati nell'acqua. Su quello, Vabbè, ok. ma quello non c'entra. Vabbè. Però in inglese me ne dava un altro. È che non si capisce se. Ma riscalda Boh, a me tiene comunque il freddo, io non lo so. Aspetta, ora facciamo così, lo capiamo subito. Io sono in creativa adesso, vediamo un attimo. E capiamo un attimo questa mod. Allora, a parte la mod in italiano si chiama sudore fredda. Che bella. Che bello, che bel nome. Allora, ci sono vari strumenti, ok? Abbiamo di, ma Che di diverse sono capacità. questo? Cos'è? Questo è il Sembra un ter. cta. Sembra un cacu. Vabbè, un cacu. Vabbè, non lo so dire. Questo è un termo tilt, che si chiama. Termolit. Che cos'è un Cactus. termolit? Ok. Che ne so, sarà un termosifone, ma che ne so io? Sembra un termosifone con sopra gli semi, non so che dirti. Oppure sembra tipo, boh, una chiocciola, questa sembra più o meno una testa. Sembra, non so, un dinosauro strano. Sembra un dinosauro un po' spastico quello. Questa è la caldaia e questa è la ghiacciaia. La ghiacciaia. Ghiacciaia e. Aspetta. La caldaia e la Ghiacciaia. ghiacciaia serve con la borsa. Serve per fare. Con la borsa d'acqua calda o Se dell'acqua fredda. tu la metti qui, Ho sete. metti l'acqua dentro. Icebox. Copre nella. Eh sì, serve la caldaia per riscaldare questa. Non so perché non scalda. No, perché a me me ne dava altre. Mi dava una Quale roba mi che puoi si mettere? craftava con i brick del Nether lì. Esatto, fra, aspetta, dammi un attimo la cattiva, a me te le prendo se le fornaci, dopo mi togli. Ma dimmi come si chiama. Caldaia dice. No, stove e blackstone stove. Stove. Ah, ma quella non c'entra con. Oh, che è lì? Ma L'esercito. quanti creeper stanno? Ma cosa ne faccio? Era un esercito. Un elmetto. Siamo l'esercito dei creeper. Teoricamente tu da vicino dovresti scortarti. Allora, perché Però fra, vedi, dovrebbe essere. si vede l'aria della In manopra. teoria sì, però in pratica non funziona. Non è che Sto magari vedendo il qualcosa video si un sta. attimo. Però, guarda, io salgo sopra e mi dà che sono più ghiacciato. Vengo qua e mi dà la Madonna che sono caldo. È latino. Aspetta. Giulia Games è latino in teoria. In pratica non c'ho voglia di leggerlo perché già lo faccio a scuola. Non c'ho mica voglia di tradurlo anche qui. La caldaia non serve per farti sentire caldo. Serve per A non cosa farti morire. serve? Che senso? Cioè, la stufa non ti dice, guarda, ora hai 30 gradi su di te. Semplicemente l'aria è calda intorno a noi. Però l'aria ti dice, l'aria esterna che è fredda. La stufa riscalda dove sei. Perché non emette fuoco, emette semplicemente riscaldamento in casa, capito? Sì, quindi non ci dà che noi siamo, cioè, noi siamo riscaldati, ma non ci Ma dà non te lo risposta. dice, non ti fa morire semplicemente. Capito? Questo qua. Se anche facciamo così, guarda, non cambia molto, capito? Ti dà sempre quelle temperature.
Perché lei ho visto capisco lei. Che usi Google Translate per scrivere in latino, se no come fai a scrivere così veloce? Cioè se... era un po' difficile. Ma voi conoscete il cinese? Sì, Giongi Giongia. No, io sì, fra, io da una parte sono tipo... Io è giapponese se vuoi. Io tipo sapevo dire panda, però non me lo ricordo. Che scuola fai? Sion Mao è panda. Orochimaru nani? Orochimaru. Io so dire solo Sion Mao. Comunque teoricamente non fa morire, semplicemente. Io non so niente di... Speriamo che sia così. Mia madre sa chiedere un caffè in cinese. Buono. Io so dirlo in napoletano, in veneto, in friulano, ma non lo so dire le lingue oltre quelle italiane. Dillo in palermitano, dillo in palermitano, vediamo come lo dice. Cosa? A con nude, rotto cuzzo! No! Ah no, quello, cosa dice? Dammi un caffè, come si dice secondo te in palermitano? Guarda, come si dice in siciliano, dammi un caffè? No, ha detto palermitano, mi sono storto. Ha detto no, non vuole insegnarmi il palermitano, che siete storti. Così ha detto lei, non so. Lei ha detto che non so niente. Mo fai un caffè. Mo fai un caffè. È che è napoletano, mo fai un caffè. Cioè, praticamente. Mo fai un caffè. Sì, me ne siamo lì. Vabbè, comunque la storia. Mo fai un caffè. Mo fai un caffè. Cioè, dai, sembra. Gio, io penso che ti devi far fare la casa il più presto possibile. Se non vuoi morire congelato in questi giorni. In realtà, io in giro mi trovo bene. Allora, vorrei darvi una brutta notizia. Siamo attualmente. Siamo a metà autunno. E le temperature massime non sono più 23 gradi, ma 19. 10. Quindi vuol dire che si abbassano altri 3, probabilmente arriveremo... Vabbè, dai, a massimo... Venga, signor Dodge. Cosa? Grazie. Nera, andare a messerlo. Arriva. Io direi di ritornare a centro città. Abbiamo fatto i test. Penso che domani faccio installare la stufa anche a me. Gli alberi stanno appassendo, ragazzi, mamma mia. Ma se lo vuoi te la installo subito. Allora ti pago pure, vado a prendere soldi. Mamma mia, gli alberi cominceranno a diventare... Che tanto non c'ho voglia di fare le strade. Mancano 5 minuti. Chi se ne frega di fare le strade? Sì, noi non la paghiamo per fare le strade. No, sì. Ok, però sì, cioè, in 5 minuti non faccio manco mezza. Ho già fatto un nuovo acquisto. Ah, hai fatto il cannone? Sì. Ho doppietta. Un po'. Ciao, signor Ben. Ah, sì. Sto installando la stufa io, sai? Ma ci vediamo a casa mia, dai, poi prendo i soldi. Ok, allora gliela faccio. Cipi cipi ciappa ciappa. Allora, il riscaldamento devo mettere a piano intermedio, così riscalda sia sopra che sotto, Giusto. È giusto, è intelligente sto ragazzo. Però è un po' brutto, lo metto nel lato, non mi piace, come detto. Io vorrei vedere questa stufa, signor Dodge. Signorino, lei basta che non muori congelato, mi raccomando. Ma secondo te, una ragazza che ti comincia a conoscere e ti esce subito nelle parti, secondo te è una poco di buono? Non ho capito. Ma una ragazza che ti esce subito, che ti fa, cioè, che ti manda subito le fotine, è una poco di buono? No, semplicemente volesco... capisci, ok. Sei della gioventù, mettete il pisello ovunque, dai. Che bello. Esatto. Ho messo io ovunque. Salve, signorina. Allora, la stufa gentilmente dietro qua, che non si vede, sai, è brutto vedere. Qua dietro? Sì, proprio qua davanti. Sì, da fianco. Grazie mille. Ecco i soldi. È stato un non piacere. Non è quante stufe ho, è quante stufe faccio. Eh sì, infatti, a parte poi la stufa la fa una volta, non è che la fa ogni giorno. Vabbè, ma signorina Cibecca, ma se lei è stufa, noi moriamo di freddo appena esce di casa. Lo so. Dopo questa battuta, io spero che tu il 24 ti venga mal di pancia. Quindi lui è arrivato secondo, me l'hanno già fatta in chat. Ah, ok, secondo. Vabbè, io direi, allora facciamo una cosa, lascio questo appello anche nella tua live.
A tutti quanti, chi fa battute squallide e 24 viene mal di pancia, vi intossicate del cenone? No, poverini. Fa battute squallide, Gesù mio. Scusami. È anche giusto. Ah, comunque anche le fornaci vi scaldano, La conosci quella Sì, del lo so, telo? infatti mi sto già ascoltando 20 volte perché ho le fornaci in casa. Mi metto lì di fianco ad aspettare che finiscano. Ah, sì, è Non mi normale. scotto, però praticamente mi scaldo tantissimo. Vale, la conosci quella del treno? È molto famosa. Ti prego, zitto. Ma quella del treno, non la conosci? Ah, io ho un Lo sai, fucile, ti lui c'ha la prego. doppietta. Dipende, Ti tu cosa. prego, l'ultima, Va bene, l'ultima, dice. l'ultima. Basta che non sia volgare, è Dai, troppo guarda che facile. adesso questa è proprio Dove tanto. fai a non conoscere quella del E treno? dici quella del Sai perché in un treno possono entrare solamente due persone? No. Perché treno. Me l'aspettavo. Lo stavo per anticipare io. Ma è Andiamo a famosissima. vedere dal kebabaro se si sta caldi, dai. Oppure quella della giraffa. Sai perché non si gira? Perché che se gira fa. Ma posso dirti una cosa? Vediamo se effettivamente le stufe Qual è scalano. quella della giraffa? Sai perché la giraffa non si gira mai? Oppure qual è il colmo per una tartaruga? Chiamarsi Valentino. Quella la sapevo, quella la sapevo. Si vuole valere. No, qua non scaldano i fornelli. Ok, la mod questa qua non è collegata. Pignardaggia. Ale, facciamo. Pignardaggia. Perché Mi dici? babbaro quando apre? E che babbaro è sempre aperto. Allora potrei offrire a tutti? A Vuoi offrire a tutti? Addirittura. tutti. Certo, un kebab subito! Allora ragazzi, devo un attimo vestirmi. Grande festa. Io vado a prendere i soldini, così Samir è offriamo. tornato, Samir è tornato. Io me ne sto già qua seduta pronta, per il mio kebab. Samir ora prepara tutto buono. Cosa volete? Biadina? Sandwich? Piadina, Uovo bollo? piadina, piadina, piadina kebab. Biadina kebab, completo, va bene, sì, va bene. E Ci aspetta, vuole? problema per il signor Kebabaro. Devo andare a prendere le chiavi. Shippi shippi shappa shappa shuppu shuppu shuri ri no no. Shippi shippi shappa shappa. Allora, eccomi tornato, ragazzi. Eccomi tornato. Allora, no, cos'è questa voce? Scusate, ragazzi. Imbossessato di me, cavolo. Bravo, baga, baga. Bagato anche i cavalli. Paga per tutti. Allora, un attimo solo che vedere ricetta ogni tanto a dimenticare. Cosa cavolo, fado? Ha qualche problema di memoria, però Samino che babbaro. È ovvio. Allora, serve pane. Prima di tutto pane. Panege. E ragazzi, ho fatto rifornimenti da poco. Mi serve cane. Turi. Ora. È andato via mentalmente. Allora, c'è un piccolo problema, però risolvere con magia. Vai, vieni un po' più avanti, Samiro. Aspetti, aspetti. Un attimo solo. Turi, dove è finito, Turi? È sbarito, ho fatto magia. Eccomi. Turi, no, no, un po' più dietro. Perfetto, così, la prenda si chiama con la porta. Te
andiamo. Allora, faccio kebab, dai, kebab per tutti. Offre. Offre il nostro, tutti i kebab? Ok. Quanti siete? Quattro kebab. Aiuto, mi è calata la voce in 3 secondi. Allora, signor Gio, sono 20 monete. Arrivano subito. Tengo pure la mancia. Grazie, grazie, tu è bravo ragazzo. Tu campare 101 anni. Allora, kebab, pronto, volete kebab? Oggi Samir è anche buono, fa regalo insieme a kebab, va bene? Un kebab, due kebab, tre kebab. Ma che kebab. Bello sto kebab, signori. Allora, signorina, lei è il suo primo kebab con noi, vero? Vero, vero. Allora, signora, le insegno una cosa. Da che kebab, Samir, prima di mangiare, una mazzata in testa. Prima di mangiare, una tazzata in testa. Mazzata in testa. Mazzata in testa. E tu più forte. Troppi cuori. No! Samiro! Samiro, hai fatto problema, eh? Mi sa che ho sbagliato tecnica. Mi sa che a me. Mi sa che a me. Mi sa che a me che hai sbagliato tecnica. Io avrei sbagliato tecnica, scusa, ora ridare livelli. Allora, io non vado a posto, cazzo. Non potete giudicarmi. Viva la foca. Sì, le foche sono belle. A posto, ora puoi mangiare. Ci siamo? Andare a 9 livelli. Perfetto. E un... dai, 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 palle. Mangiato kebab. Come cazzo seduto io? Ah, che basta. Non so dove cancellare chiave, porca puttana. Grazie, sono arrivato al livello 15. Stavo per fare grande danno. Grande danno economico a me. Allora, volete l'altro regalo, ragazzi? Prendete il vostro regalo, prendete. Adesso ci ha ammazzato il nostro amico, un regalo. Ha ammazzato il nostro amico, adesso regalo. Io ho ammazzato nessuno, io bravo ragazzi. No? Cosa? Aspetta che te lo passo, così che mi manca. Ricordate, Banza. Ricordate che Babbaro, miglior ristorante della città. Non ci sente. Possiamo confermare che se non ti sfondi a Natale non c'è. Non è motivazione. No, la sento. Allora, io c'ho un zaino di qualcuno. E io pure. Ne ho un sacco. Gold bucket. Di che è gold bucket? Ah, questo è tuo, vieni. C'è un kebab in più, segnato. Vieni qua, vieni. Non fa niente, mangi. Ma che fai? Chi ruba è? Il zaino? Ma io non... Mi sto confondendo. Tieni i pantaloni anche, nudo, che schifo. Metti qualcosa. Non voglio vedere niente tuo corpo. E tu, lei pure è nudo. Io non sono nudo. Io c'ho il pantalone, sono vestito da grande Babbo Natale a festeggiare. Ma i pantaloni sono un po' corti, però. Ma perché nel mio paese essere un po' come scozzesi. Per i destimoli. Ciao Dan. Ciao Dan, ciao. Saluto anche amico che Babbaro. Detto questo, ragazzi, importante che stai iniziando a fare freddo seriamente qui, 12 gradi. Mamma mia, fa freddo. Mamma mia, 10 gradi. Mamma signori, mia. Signori, signori, fa troppo cello. Freddo, fa troppo freddo. Turi, che mi racconti? Oh, niente. Va bene, allora io detto questo me ne vado. Ma lui è il solo marinaio boscaiolo, che vita può mai avere? Noiosa e brutta. Marinaio può avere una bella vita. Ma va, questo non lavora, gira sempre che babbare e compra che babba. Mangia e fuma. Ma scusa. Ma io, se domani vorresti fare un giro per le altre città, per vedere un po' come stanno venendo, visto certo che vuole, certo. I marinai accompagnano.
Ok, quindi signor Turi domani si tenga libero che dobbiamo andare a fare il giro per tutte le città. Ah no, ho posato il pane. Attualmente servirebbe a me un marinaio per fare una spedizione. Perché una barca non si è potuta comprare. Ah, e la barca è praticamente il signore crea barche. Si è rotto schermo, peggio non venire. E deve comprare, vabbè, ragazzi, compra. Io vado a dormire, ci vediamo domani. A domani, signorina, buonanotte. Ricorda domani... un kebab. Buonanotte. Ricordati una cosa, un kebab al giorno doglie il medico di donno. Va bene, va bene. Non è vero, ho detto cazzata. Signor Kebabaro, ma fa un hamburger? Pure? Rompi proprio i coglioni tu. Vabbè, la pago tanto. Io non lo so, questo dare fastidio pure. Ed è un pago, grazie cazzo che paghi. Mica gratis. Ma dove cazzo vai tu? Devi accompagnare questa missione. A chi? A quello vicino a te. Ah, no, vabbè, mi deve andare. Ma non cagare sto scemo. Ho sbagliato. No, caga, c'era. Allora, per fare panino mi serve cipolla, pomodoro. Allora, una cipolla. Buona cipolla, io metto ovunque cipolla, anche in culo. E adesso... Ah, naturalmente con patate ripiene. Cosa? Con patate ripiene. Pure la patata vuoi? Ah. Hai rotto il cazzo tu. Ah, patate. Allora, patata, patata ripiena. Faccio subito quella, aspetta. Serve patata, la canne ed è buon latte. Ti hanno mai detto che rompi i coglioni? In tutti i giorni mi dico alla specchio. E vai bene? Beh, mi sveglio la mattina, mi metto allo specchio. Porca troia, ho buttato chiave nel gesso. Ok, hai preso chiave. Allora, io tagliare fetta di carne, guarda che abilità, vuoi vedere? Ah, Ora, tagliato carne, vado, ho fatto manzo mangiato. Ora cuocere hamburger. Guarda come cuoce l'hamburger. Che missione devi fare, Gio? Dovrei andare molto molto lontano, teoricamente. Vabbè, se non puoi non fa niente, nel senso. Vabbè, domani dai ragazzi, domani giochiamo tutto il giorno, dai cazzo, domani divertire. Se vuoi posso domani. Se vuoi domani ti posso. Dai. Domani vediamo se riesco io. Ma non rompere i coglioni, dai! Dalle 16 fino a luna si gioca! Tutto il giorno cucinare tu, con nonna? Ma non frega un cazzo a me, non frega un cazzo. Nonna Mattarello. E non frega un cazzo, parlo io con tua nonna. E dico non rompe cazzo nonna. Allora signora, guarda signorina, ho fatto una bunga, lei va a bazzire a bunker. Mangia, mangia. Allora signore, sono 7 più 5, 25. Ho preso l'hamburger di qualcuno. 25. 7 più 5, 25. 7 più 5 fa 3. Meno 12. A casa mia 25. 7 e 5 fa 12. Giusto, ho ragione, no, vabbè. Vabbè, 25 per il mezzo. Ma ne ha fatto la scuola, signor Kebababobo. Ma ti pare se hai fatto scuola prima che babbaro? In effetti. Dove stanno i soldi? Ah, dati, ok. Gliel'ho dati. Non ho capito. 25. Tieni. Questa è roba di qualità, roba cibo che veramente lo bordassi in giro. Pure la patata è stufa. Questa è roba buona, ma il piatto preferito speciale è piatto fritto riso. Pure questa è roba buona. Crema. È un arbocello? Un arbocello, fumo di prima qualità. Allora, io direi una cosa che secondo me è importante dire. Non è importante come mettere il dito in culo, ma è importante come girare il dito in culo. Basta darmi sta merda. Allora, che babbaro chiuso? Sì, perché babbaro chiuso. A posto. Aspetta, vado un attimo via io. Dai, io vado, ragazzi, buonanotte. Buonanotte, Turi. Sei un clown. Allora, Turi, ciao. Buonanotte.
Sì, oggi sono molto deluso. Molto deluso. Ho deciso, infatti, questo è l'ultimo mese del set. Infatti, nel senso, così pochi. Vabbè, è il periodo natalizio, prima del Natale. Appunto. Comprare regali, quello può starci, nel senso, però... Allora, devo andare a posare i soldi miei e le tasse. Come? Io ti sento. Gio dice di no. Gio, non senti la signorina? Non la sento bene. Ah, ma io ti sento in casa, ecco perché. Allora... Ti vedo il microfono, ma non lo sento. Signor Dodge, mi dica, quanto costa il grado più alto? Non so manco cosa sei tu. Io niente, nel senso non sei vita. Sei un contadino. Per il grado più alto intendi Patrizia? Sì. Ci vogliono 1850 monete. 1850. Me lo compro per tre volte. Sì, compri cittadino, borghese, clero, Patrizio. Se intendi aumentare solo livello, 100. E dopo il civile cosa c'è? Dopo il cittadino c'è il borghese, che diventa un vero imprenditore. Vale, dove sei? Perciò posso aprirmi un'industria. Sì, puoi aprirti, costruirti le farti, fare le fabbriche. E per costruire l'industria devo parlare con il... No, ma che cazzo ho combinato? Ho messo i miei soldi. Non si compra. Andiamo. Cipi, cipi, ciapa, ciapa. Beh, costruire l'industria, con chi dovrò parlare? Con il costruttore o c'è tipo uno specifico? Allora, per la struttura ovviamente il costruttore. Per... se intendi per... come si chiama? La macchina, l'ingegnere. Ma costano le macchine. L'ingegnere sarebbe... L'ingegnere sarebbe cibi. E attualmente non c'è. Eh sì, è andato a dormire. Oh, ha messo un quadro il signor Pittore, andiamo a vedere. Aspetta, prima devo comprare un po' di cibo. Cibi, cibi, ciapa, ciapa, ciapa. Il quadro, signor Giorgio. Sì, andiamo. Il panzer dove, in casa? Non lo so dove sia. Eccolo. Signor panzer, ho portato questo. No, non mi piacciono questi server, bro. Non mi dire nulla. Non c'è il quadro? Cosa? È il quadro di qua, viene. Ah, poi il... Salve. Doge, doge, venga, venga, venga. Sui coloranti. Infatti i coloranti li trovi qui, se ti serve. No, tutti i colori che vuoi, bro.
Perciò io tipo, essendo che faccio il cacciatore, vado in giro, trovo colori allora, di no, dare. Cioè, qua è per botto. Ludopazia, dove sta? Tre stack. Ok. Questo qua è per... Gloria Eterna. Per il signor Felino. Ah, cioè questo lo mando un attimo a buffa. Tornerà sicuramente. Questo è in vendita. E lo prendo. Ma da quando c'è sta roba? Ora sto mettendo i quadri. Allora, aspetti che la conto. Ma hai un quadro? Sì, sono qua. Allora. 2, 3, 4. Cosa? 5, 6, 7. Ci siamo? C'è venduto, subito. Ma dove se lo metto? È bellissimo su quadro, no? C'è andato qua. Dove prima ha detto il signor... Ok, faccio che consigli a domicilio. Andiamo. Il problema è che la cassa non c'è, perciò lo volevo mettere dopo. E allora ah, mettilo qua e scrivi acquistato, che è stato acquistato. Ah, ok. Cipi cipi ciapa ciapa ciupu ciupu. Vediamo il costruttore, credo che domani dovrebbe iniziare. Domani il costruttore finisce qui e poi inizia, sì. Domani ci siamo tutti, è solo oggi che c'è una poca gente. No, fare fatto. Se lo devo fare con la faccia, credi? Questo sicuramente lo vendrai a Panzer o Puff. 100-100. Allora... Io lo vedo dov'è più... l'altro... l'altro... l'altro quadro? Non lo so. A Panzer ho visto che ce n'è uno. Puoi mettere qui, di solito qui metto quei labelli. E tu hai detto, ma vieni ti faccio vedere il quadro per Puff. Poco ah, ok. Che aveva capito? Tipi tipi ciapa ciapa ciupa. Fammi vedere un po' che cosa posso fare ancora. Dai che tra poco stacchiamo ragazzi. Visto che siamo rimasti solo noi. Ma infatti sono rimasto molto deluso. Nel senso ho detto boh, altre volte c'è stato un sacco di gente. Boh, ma domani, teoricamente domani dovrebbero esserci veramente quasi tutte. È stato oggi un po' così. Ma che è sta merda? Wow. Questo lo compra, sai chi lo comprerà? Chi è amante del Napoli, veramente. Che qualcuno ne serve come se... Boh, se mi fai il disegno... un quadro di... della la donna quella con tre piedi, là. Che è della Sicilia, io lo compro. E chi è? Prende... Oh, no, so. Come la bandiera qua... siciliana? Ah, la bandiera. Okay. Ah, no, avevo sentito Tori. Non mi ricordo il nome preciso, però. Cipi cipi ciapa ciapa. Fra, ti do un consiglio di fare un quadro che secondo me venderà un casino. Dimmi. Aspetta. Che un quadro che lo vendi subito. Dipende sul genere tipo no? Per ora ho venduto il quadro a Panzer quella di Rambo tipo. Per là è medio emo. Ovviamente vedrò quella di Buco Futuro. Ho fatto un quadro a Tide Grigi gratis. Dai. L'attività qui ancora non si è aperta, penso, Vabbè, principalmente anche perché è una cosa nuova, nel senso che non c'è stata. Tutti accorgono subito. Allora, sto cercando, dammi 2 secondi. Quindi, Joe, tu vuoi una bandiera della Sicilia, giusto?
Sì, quella con la donna in tripiedi. E mi Come viene vuoi, un nomi? nome. Grande, piccolo, come vuoi, tipo. Come guardo un 3x3? Aspetta, ma ti faccio vedere. 3x3? Non te lo trovo bene. Che cosa sta Ah, fare? così lì. E poi quando farai la casa me lo dice, te lo faccio. Quando sarà il costruttore mappa, magari già gli ho dato materiali, che se mi dimostra che i materiali che tipo comprerà se non ci sono io, poi si scrive il prezzo che glielo porto, perciò vedremo. Carta bianca, perciò vediamo che mi va. Non riesco a trovarla, come possiamo? Qui come degli piaceranno anche a Nati. Sto passando il link su Discord, però. Ma dove cazzo stai? È arrivato, no? Sì, ti arrivo. Che cazzo, ma che è sta roba? Si è fatto notte. Ma a che giorno siamo? Non me la carica proprio. Ah, ok, ora sì. È morto. Niente, siamo rimasti soltanto io Ah, stavo mettendo la foto e è crashato, mi sa. e lei. Vuol dire che era una foto troppo troppo anche per lui. Questo. Capisco perché è crashato. No, non credo sia per quello. Alexa, accendi Lucina. Ok. Che parla? Che ne sei caricato sto quadro? Non ce la fa. Ma perché? Che nel senso, tu clicchi qua e puoi inserire in qualsiasi foto, no? Sì. Vediamo. Ma non fa. Ah, ecco. Non capisco. Non vedo niente di chissà. Non sapevo che fare il tutorial era così complicato. Fra, mi sa che ti fai Immaginavo crashare che la foto che mette. era così. Oh, no, il link praticamente. Sì. Giorno di questa è una foto di Luke, so da quanto lo vendi all'asta. Dai, ti sei preso il quadro, eh? Come? Una foto di sei gatti ci sta, dai. Però voglio fare qualcosa di bello, tipo
Che foto anime, fra, che dice le posso fare, dico. Sì, puoi fare quello che vuoi. Alla fine devi vedere chi li compra, guarda. Io se fossi in te farei più quadri possibili. Da vendere. Ma come si scende giù? Ma giù che hai? Ah, sempre quadri, ok. Comunque sto pensando a questi quadri qui. Che fantasia? Si possono fare. Non lo so. E cosa è scritto Fantasia della neve? C'è un cazzo. Cioè, stavo questo. Pensando con questi quadri, volendo si possono fare tipo diverse cose carine. Tipo, questo tipo vuoi fare un muro realistico, gli fai tipo la texture di un muro e la appiccichi tutti vicini. Tu sei pazzo. Sono pazzo? Sì. Vedi, ora sono io in vendita. E quanto costa? 100.000 stack. Quando? 100.000 stack. 2, 3, 4. 100.000 stack. Fatto. Volete lo screen, signor Doge? Ok, perfetto, aspetta. Aspetti. Aspettiamo bene, facciamo vedere quanto vale questo quadro. Ok, ve l'ho fatto. Avevo la doppietta in mano, per caso mi partiva un colpo e facevo il flash. Perfetto, così il quadro. Così? Questo è un fermo. Quadro perfetto. Mi prendo un primo piano. Mi spari? Ho sparato per sbaglio. Perfetto. Ah, sembra un vero criminale. Sì, ma io sto aspettando bene. Gliela mando subito. No, no, ma non intendo in quel caso. Intendo nel senso io come quadro. Proprio io fisicamente. Nel senso, perché sennò poi me lo scordo a mandare. Che c'è? Guarda quanto valgo come quadro. Aspetta che hai sbagliato. Ah, è il tuo prezzo quello. Oh, è uscito un nuovo video di del continuo dei Pit, fra. Oh, allora sta merda, io. Com'è quella merda? È quel video fino. Ma che cazzo è scritto sta roba? Metti, che cazzo è metti? Ma che sono andati nel museo qua. Qui. Ciao. Ok, fatto. Boh ragazzi, dove sta? Possiamo secondo me anche staccare. Buonanotte ragazzi. Sto facendo ancora i quadri. Dai ragazzi, sentiamo domani. Domani ci sarà la super sessione, sarà bella, dai. Mi auguro a tutti. Speriamo che ci siamo. Domani farò il museo completo di quadri, cioè, ci avrò 8 ore, oggi fa. A voglia, sì. A voglia. Domani c'è tutto il tempo del mondo. Raga, buonanotte. Mm-hmm. Ci sentiamo domani, spero che giovedì passerai almeno un paio di ore. Detto questo... Probabilmente anche verso di sera, nel senso. Aspetta, fammi andare a comune, poi sta qua. Ma quanti giorni? Io l'ho mangiato. Tanti giorni sempre. Penso che per domani arriveremo all'inverno. Ma perché conta ogni giorno del gioco, nel senso? Sì, sì. Giorno notte. Sì.
C'è una notte e una giornata del calendario. Comunque, volendo un quadro con l'immagine quella sua che gli ho mandato, gli ho appena mandato, No, io vai, a me metterei. piacciono i quadri realistici. Lei non ha mai visto il mio quadro da giovane realistico? Vabbè, prende il suo ufficio. Allora, per dirti. Voglio solo quei tipi di quadri. Però anche se secondo me da costruttore del 2011 che essenzialmente a costruire mi informo vedo. Con cosa mod si possono fare diverse cose carine. Un po' maniacale sì. Allora, fai conto che l'ingegnere è un po' triste che ha perso due zaini pieni di roba per la create. Quindi è sconvolto un po' per ora. Detto questo, ragazzi, Poverino. vi auguro a tutti buonanotte. Buonanotte. A domani. Domani. Viva il Buonanotte, live, buonanotte ragazzi, a domani.